Ok, al termine della riunione questa registrazione sarà disponibile. Ok, digito. Ok. Allora, buongiorno. Facciamo un attimino l'appello e poi la presidente carica i file e tutto il materiale. Tripputi. Presente. Candigliota. Presente. Ciancio. Presente. Grazie. Ariano. Ariano? Assente. Gugliotta? Assente, metto assente. E la Presidente del Consiglio Zitoli, che la vedo. Ok, Buongiorno. ci sono, presente, ciao. Presente, buongiorno cara, come stai? Ben Benino. trovata. Ecco, l'appello l'ho fatto. Prego, Presidente. Ok, un momento che devo caricare la delibera, quella che ho corretto. Un attimino solo. Allora. Adesso non c'è più il problema di ritorno, Candigliota, col mio audio. No, no, non c'è più. Ok, ho messo l'auricolare, perfetto. Grazie. Allora, un attimino che controllo se ce l'ho. Allora. Dove diamine me l'ha messa? Che è il Che caffè? so, gli uccelli. Chi è che fa? A me sembra il caffè. Allora. Oh, non riesco a Io non so, trovarla. sto a fare i cornetti, non faccio. Allora, mettiamo presente intanto. Allora. Ecco, ve l'ho caricata, così la vedete tutti. Abbiamo degli ospiti, giusto, Federica? Lei posso darti del tu? Sì, come Sì, sempre. certo. Guarda, io al momento non vedo presente nessuno, sinceramente, però ovviamente nella convocazione sono invitati a partecipare il direttore del municipio, dottor Marcello Menichini, o il suo delegato. Non so se lei vuole iniziare, se vuoi iniziare dall'approvazione del verbale numero, dal punto numero 1. Nell'attesa dell'arrivo degli invitati, non so, Allora, il numero di partecipanti. per quanto riguarda il verbale, noi l'avevamo già letto, Sì, io ho quindi recuperato il foglio firma. non so se Se rileggerlo? i consiglieri l'hanno letto, altrimenti procediamo nuovamente alla lettura e poi all'approvazione. Sì, così facciamo il controllo anche delle firme. Ecco, io ho il foglio delle presenze. Era quello mancante. Allora, un attimo che ingrandisco, Sì, perfetto. certo. Allora, procedo la lettura in maniera molto veloce. Certo, Allora, il prego. giorno 9 del mese di marzo 2020, ore 9, presso la sala riunione del Municipio Settimo, sita nella sede. Scusa Federica, devi avviare la registrazione? Ma io l'ho già avviata. Sono 19 minuti e 33 che è registrata. Sicuro? Sì, tesoro. Ah, ok.
Ok. Confermo. Confermo. Ah, meno male. Ok, grazie. Sì, anch'io la vedo. Ok, ottimo. Ok. Grazie. Sono io che non l'ho vista. No, niente, no. Niente. Qual è il problema? È, la prima È meglio che ci controlliamo a vicenda. Ma che scherzi, sempre. Ok, dunque si è riunita la commissione convocata per l'esame del seguente ordine dei lavori. Lettura ed approvazione verbali sedute precedenti, prosieguo, discussione e delibera linee guida e installazioni luminarie artistiche, audizione direttore del municipio settimo, discussione... Non ti sento. No, neanche ecco, io. Ecco, adesso è tornato l'audio. Sento Eleonora. È sparita. Angela non la sento. Cioè, Angela. Ti vediamo ma non ci sei con l'audio. No. Nine. Ah. No. No. Angela, credo che tu debba uscire e rientrare se ti dà problemi. Vedi se riesci a risolvere, altrimenti esci e rientra. No. Ecco qua. Allora, attendiamo un attimo. Buongiorno, sono la dottoressa De Simone. Ho appeso il mio account per far partecipare la dottoressa Scroppo. Adesso buongiorno, la faccio partecipare. Buongiorno, buongiorno a voi. Buongiorno. Arrivederci. Buongiorno. Ora mi sentite? Ecco. Sì. Buongiorno. Buongiorno. Quindi buongiorno. Buongiorno, dottoressa buongiorno, Scroppo. Dottoressa. Ecco ritornato l'audio. Okay. Quindi, lettura e approvazione verbali era rimasta al punto 2. Sì. Allora, discussione ed espressione parere sulla proposta di risoluzione avente ad oggetto arte in via e via in festa. Varie ed eventuali. Risultano presenti i consiglieri Quandigliota, Ariano. Sì, un attimo. Risultano assenti Tripudi. Tripudi. Ciancio, Gugliotta e Zidoli. Sì. Partecipa alla seduta il direttore del municipio settimo, dottor Menichini. Sì. Svolgono la funzione di segretarie verbalizzanti, Squarcio e Percario. Sì. Il vicepresidente Marco Candigliota, in assenza della presidente Tripudi, verifica la presenza del numero legale, assume la presidenza della seduta ed apre i lavori della commissione, stabilendo l'inversione dell'ordine dei lavori. Procede quindi all'esame del secondo punto, avente ad oggetto e prosieguo della discussione della delibera linee guida luminarie artistiche. Il presidente precisa che l'intento odierno è quello di avere un confronto costruttivo con il direttore del municipio settimo in merito alla tematica di cui sopra. Alle ore 9.07... Sì. Entrano Zitoli e Tosatti in sostituzione della consigliera Tripudi. Il perfetto. Presidente chiede al direttore del municipio settimo alcune precisazioni in merito alla stesura della proposta di delibera di cui al punto 2. Nel prendere la parola il direttore esprime perplessità in ordine alla forma dello schema di atto in esame che per sua natura dovrebbe sostanziarsi come atto di indirizzo e non come atto deliberativo. Un attimo che la interrompo, è entrata la consigliera Biondo? In sostituzione di Gugliotta? Sì, buongiorno. Buongiorno Francesca, allora ti metto 908. Grazie. A te cara. Prego. In secondo luogo esprime l'avviso nel merito che un atto deliberativo portante la regolamentazione di una fattispecie che si risolve in una mera comunicazione agli uffici è ultroneo rispetto alla fattispecie stessa. Il Presidente precisa che nelle precedenti sedute di commissione si era proceduto alla redazione di una bozza di mozioni, ma a seguito di un confronto con gli uffici municipali invitati nella seduta del 10 febbraio era emersa l'esigenza di dettare delle linee guida per l'installazione delle luminarie artistiche. Il presidente Candigliota ringrazia il direttore del municipio per il contributo dato in commissione e dà atto che i consiglieri all'unanimità rimandano l'argomento alla prossima seduta utile. Il presidente passa all'esame del punto 3 all'ordine dei lavori, discussione ed espressione parere sulla proposta di risoluzione avente ad oggetto arte in via le vie in festa, di cui si dà lettura. Alle 10.07 il presidente Candigliota invita i commissari ad esprimere parere per alzata di mano. La proposta di risoluzione risulta approvata all'unanimità dei presenti con 4 voti favorevoli. Candigliota, Zidoli, Ariano, Tosatti. L'esame del punto 1 all'ordine dei lavori viene rimandato alla successiva seduta utile, mentre per il punto 4 all'ordine dei lavori non risultano argomenti. Esauriti gli argomenti posti all'ordine dei lavori, il presidente chiude la seduta alle ore 10.15. Marco? Sì.
Marco? Non c'è l'audio. Federica? Sì. Aspetta, scusami, ecco. Hai visto ecco. Che biondo sostituisce Gugliotta? Sì, grazie. Okay. Beh, io vi saluterei, esco, sono entrata giusto grazie, così. Grazie, cara. Sostegno, grazie. Buona giornata per voi. Buona, buona giornata. Ciao, ciao. Ciao, grazie, a dopo. Quindi, se non ci sono altri problemi, noi possiamo procedere all'approvazione del verbale e così punto 1 l'abbiamo esaurito. Approviamo. Ok. Grazie. Allora, verbale approvato. Numero 9 del 9 marzo, Angela. Numero 9 del... La 09-03-2020. Ok, approvato. Grazie a te. Allora procediamo all'altro punto, che è la proposta che se voi aprite il file che vi ho messo sulla chat, ci sono alcune modifiche. Una, la prima l'ha fatta Antonello Ciancio, ma in pratica è un ripetere, diciamo è un collegato al secondo punto del considerato che è. E praticamente stava nell'altra delibera e per mia diciamo distrazione non l'avevo ricopiata, quindi è semplicemente un ribadire che il discorso della presentazione della comunicazione per l'installazione delle luminarie è dettato appunto dal TULPS eccetera eccetera. E in più ho aggiunto È entrata la consigliera, scusi, Ariano. Okay. Non volevo interrompere la presidente mentre parlava, che stava finendo di approvare il verbale, quindi io nel frattempo ho scritto in chat. Sì, no, allora, non mi andava di interrompere, quindi non... Sì, poi dico, vabbè, scrivo in chat e così, quindi buongiorno a tutti. Buongiorno. Cristina, perché io ho messo, adesso vedo 9:12, tu... Sì, va bene, per me non è un problema, non ci sono problemi assolutamente. Grazie, gentilissima, perché seguivo la stesura, la lettura. Non è un problema. Grazie. Chiudo qui, grazie a voi. Grazie. In più tra i visti... Comunque, scusate... comunque c'è come riferimento per l'orario d'entrata, c'è presente sulla chat. Sì, poi lo vedo l'orario esatto. Okay. Grazie, in Marco. Più tra i visti ho aggiunto la DAC, la numero 43 del 2019 del 6 giugno, che riguarda il regolamento di polizia urbana. Per quanto riguarda questo regolamento, io l'ho inserito perché l'ultima volta che abbiamo parlato con gli uffici, giustamente c'era stato fatto riferimento all'articolo 31 della DAC 43-2019 e quindi l'ho inserito tra i visti. Ho aggiunto, se voi potete vedere, sul deliberato di disciplinare linee guida per le installazioni di illuminotecniche su strade e piazze in occasione di festività natalizie, quindi ho eliminato religiose perché comunque per quanto riguarda le luminarie religiose fanno richiesta a chi le vuole installare, a noi ci interessa invece promuovere diciamo l'installazione tramite bando, di eventi a tema promossi dal municipio settimo mediante bando pubblico. Quindi specifichiamo questa cosa in modo che così non ci sono interpretazioni errate. Perdonami però, una domanda. La domanda era questa: noi dobbiamo fare delle linee guida che però non sono solo inerenti a chi... No, non le facciamo. Non le facciamo le linee guida. Se tu ricordi l'altra volta... Sì. Allora noi abbiamo due opzioni: o facciamo le linee guida e però, come ha detto giustamente il direttore, diventa troppo tecnico e quindi potrebbe mettere comunque dei paletti. Noi invece diciamo alla giunta di disciplinare le linee guida per le installazioni, quindi è la giunta che deve mettere diciamo un disciplinare.
noi diamo solamente l'indirizzo, ok? Noi diciamo alla giunta che può promuovere delle iniziative a tema per quanto riguarda le festività natalizie mediante un bando, quindi mettendo a disposizione dei fondi, ok? Ok. Abbiamo però specificato che nelle linee guida, le linee guida devono prevedere modalità di presentazione della domanda da parte di istituzioni, io religiose le ho sottolineate perché se non le abbiamo messe sul primo punto evidentemente qui le dobbiamo togliere, però questo poi lo vediamo insieme, associazioni o comitati spontanei di via, di strada, di quartieri o simili, oppure di associazioni barra reti di impresa che raggruppano esercizi commerciali e o attività artigianali, soggetti terzi l'ho messo tra parentesi col punto interrogativo perché non so chi l'aveva già proposto e quindi questo lo rivediamo insieme, in contesti topograficamente limitati. Dato via l'audio. Io non ti sento, Angela. Adesso. Voi mi sentite? Io sì, ti sento, ma non sentiamo Angela. Angela, no? Sì, sì, Angela, sempre il solito problema, dovrebbe sempre provare a uscire e rientrare. Forse è lo spinotto che infila bene. No, quello è un problema di rete, perché intanto va via, gli crea problemi, e quindi se riesce... Questo documento che sta leggendo, io l'ho aperto in Word, sta a destra. Ma tutta sta roba non c'è scritto che sta leggendo. Adesso mi sentite? Sì. Ah, Dio grazie. Allora, ritorniamo alla nostra proposta. Scusa Angela. Dimmi. Questo documento che stai leggendo, che io ho aperto, non c'è quello con l'evidenziato in giallo? Quello che hai scritto tu è evidenziato in giallo. No, quello che tu stai leggendo tu adesso, qual è? È sempre quello evidenziato tutto in giallo. Ah, è quello, ok, lo apro allora. Io ho, allora, quello che hai aggiunto tu sul TUPS è quello in giallo sul considerato che, ok? Ma poi ha ritenuto che ho aggiunto anch'io? Questo è lento oggi, mamma mia. Ho aggiunto il ritenuto che il municipio può manifestare la volontà di richiedere installazioni di luminarie artistiche a tema per un'intera via o piazza precedendo ad affidamento mediante bando pubblico e comunque secondo le normative vigenti, così non li teniamo vincolati. Allora, poi, dunque, siamo arrivati a in contesti topograficamente limitati e definiti che intendono realizzare un'installazione luminosa, luminaria, esterna, di varia natura su pubblica via o piazza. La presentazione delle domande devono essere correlate, secondo le normative vigenti, al momento della pubblicazione del bando. Modalità di installazione applicando tutte quelle prescrizioni previste per la sicurezza stradale, tutela paesaggistica, artistica, ambientale e urbanistica. Le immagini degli addobbi devono avere attinenza al tema dell'installazione e sulle stesse non deve essere apposta alcuna forma di pubblicità, salvo eventuali contratti di sponsorizzazione previsti dal regolamento sponsorizzazioni. Il periodo di accensione deve essere stabilito nella domanda, incluso i giorni di montaggio e smontaggio. Il periodo dell'accensione delle luminarie natalizie non oltre 45 giorni, inclusi quelli quelli per il montaggio e smontaggio delle stesse, poi obblighi del richiedente, controlli e sanzioni. Questo è, diciamo, il riassunto di quell'altra delibera che invece era più articolata. Ditemi se ci sono da fare delle modifiche o fare delle correzioni. Al punto 6, obblighi del richiedente. Scusate, però ci sono gli interventi prenotati, volevo farlo. Allora, un attimo che guardo la chat, scusate, perché non sto sulla chat. Allora, ok,
Prego, Ariano. Sì, grazie. Buongiorno Presidente. Senta, una cortesia. In realtà è un po' che non preparo le delibere, quindi sinceramente non ricordo. Ma i visti non sono quelli che mettono gli uffici? Cioè, noi eventualmente dovremmo fare riferimento a... cioè, nella stesura a cosa facciamo riferimento noi, ma i visti non sono i visti della validazione degli uffici nella parte della delibera? Quando la depositiamo poi farà il suo iter. No, sto dicendo che la parte dei visti nelle delibere non le scrivono gli uffici. Cioè, no, vista la rispondenza... No, in genere. Ad altro proponente della... Sono Candigliota. Pensavo ci fosse il direttore questa mattina, così che no, doveva essere visto solitamente da chi prepara la delibera. Solitamente vengono messi tutti i visti secondo normative vigenti. Dico, è un po' che non ne scrivo una, quindi non ricordavo, siccome non ho sentito appunto se ci fosse già stato l'intervento del direttore oppure no, quindi mi dite appunto che non c'è, quindi vabbè, eventualmente era semplicemente così una domanda, si possono ancora fare, credo. Grazie. Ok, Zidoli. Sì, intanto confermo quello che ha detto Candigliota, è verissimo, scrive il proponente, questo vale per le proposte capitoline, vale per quelle municipali, semmai poi gli uffici e il direttore possono aggiungere, possono modificare, perfetto, in ogni caso hanno certo, un parere sì. UL, quindi... invece sì, volevo tornare sul fatto del ho sentito prima Candigliota che diceva ma non dovevamo inserire anche tutto il resto. Io ricordo che la dottoressa Scroppo, che oggi anche c'è, quindi magari ci potrà aiutare di nuovo, aveva spiegato bene, no? Che in realtà abbiamo un regolamento dei vigili urbani, abbiamo diciamo delle norme superiori che dicono che per le luminarie ormai è tutto molto semplice, basta la comunicazione, non va fatta nessuna linea guida e nessuna delibera, laddove diciamo il costo è a carico delle persone che ne fanno richiesta, quindi sia istituzioni religiose che commercianti, associazioni eccetera. Quindi noi quello che stiamo vedendo adesso, sto cercando anche di capire dentro la mia testa, di fare il riassunto delle puntate precedenti, e quindi chiedo conferma anche alla Presidente. Quello che stiamo facendo è dare diciamo una base di linea guida per una giunta alla quale invieremo una mozione che l'inviterà, che li esorterà a utilizzare una parte del bilancio praticamente per mettere uno spettacolo di luminarie bello nel settimo municipio. Quindi mi stavo pensando, ma si potrebbe fare tutte e due nello stesso atto, oppure no, le linee guida vale anche per il futuro praticamente, perché in realtà anche nella delibera si potrebbe dire vabbè, dovevamo sicuramente controllare con la giunta se ci sono soldi disponibili per questo, però era voler dare più forza, magari si poteva mettere già nella delibera, insomma si chiede di fare questo per il prossimo Natale. Quindi, siccome adesso ho un po' di confusione sulle puntate precedenti, volevo capire se diciamo la mozione sarà per il prossimo Natale praticamente, invece la delibera deve valere per sempre, laddove... Ok, grazie. Sì, grazie. In effetti... no, abbiamo fatto talmente tanti ragionamenti che alla fine mi sono persa. Elisa, questi ragionamenti comunque ci sono serviti per avere anche un pochino più chiarezza, no? Perché se tu ricordi, siamo partiti sì con la famosa mozione di Marco, poi da lì ci siamo un po' aperti in tanti scenari e quindi ben vengano poi diciamo tutte queste idee, proposte eccetera. Abbiamo poi fatto una sintesi del tutto e abbiamo deciso appunto di fare la delibera. È ovvio che subito dopo la delibera partirà la mozione, dando appunto diciamo impegnando la giunta
a organizzare già per il Natale prossimo. Per quanto riguarda i fondi, prima del Covid-19 ci è stato assicurato che i fondi sarebbero stati comunque trovati, quindi ecco perché siamo partiti poi con la delibera. Io sono stata rassicurata dall'assessore al bilancio, perché ovviamente io ho chiesto, io la delibera la faccio, ma se poi diventa carta straccia, la mettete in un cassetto, è inutile che la facciamo, insomma, no? Perché se non ci sono i fondi è tutto inutile. Invece mi ha incoraggiato, mi ha detto no, falla, perché i fondi si trovano, non ti preoccupare. Per quanto riguarda invece, però questo parliamo prima del Covid-19, ora noi vogliamo concludere questo lavoro ormai cominciato, dopo che abbiamo anche fatto tante commissioni. Però anche, scusami Angela. Scusami un attimo Marco, visto il momento che stiamo vivendo, molto probabilmente forse a Natale questa iniziativa potrebbe forse essere criticata da alcuni, nel senso, cioè con tutti i fondi di cui ha bisogno la cittadinanza, eccetera, vi mettete a fare luminarie, ma nello stesso tempo potrebbe essere incoraggiante per cercare anche di creare una sorta di atmosfera natalizia e per i cittadini, ma soprattutto per i commercianti, che magari si possono anche un po' invogliare, no? A essere anche un po' più creativi, eccetera, perché io adesso non ho la più pallida idea di come saranno le vendite dal momento in cui partirà la fase 3, però ovviamente noi dobbiamo tenerci pronti. Intanto noi gli diamo gli strumenti, e ovviamente la mozione la faremo e poi vedremo da giugno in poi che cosa succederà. Prego Marco. No, io dicevo, noi stiamo preparando comunque la delibera, no? Giusto adesso in questo momento. Sì. Ecco, però io una cosa dico, perché quando io ho presieduto la volta che tu hai letto il verbale, siccome diciamo in quella occasione si era ravvisata la problematica, alcune problematiche, e queste problematiche l'aveva proprio sollevate il direttore, io oggi sono rammaricato di non vedere qui il direttore, benché ovviamente faccio sicuramente... è un dono prezioso comunque la presenza della dottoressa Scroppo, ma il problema è che, dato che è lui quello che dovrà poi dare il benestare della delibera, e in funzione del fatto che comunque per quello che ci eravamo detti nella seduta, dove lui aveva garantito che ci sarebbe stato lui, proprio perché comunque il primo attore in contrasto con, diciamo così, in contrasto con la parte politica, ci sarebbe stato lui a comunque fare un percorso insieme a noi. Questo oggi non c'è, lui non c'è, e ne rimango veramente rammaricato. Scusate, devo fare questo intervento. Io sono anche preoccupato. Scusate, un'altra seduta. Ringrazio Marco per aver meglio chiarito. Scusa, poi c'è Cristina, meglio riguardo. Cristina, sì, scusa, sì, c'era sì, un intervento di Ciancio. Prego. Sì, sì. No, grazie Marco. Scusate, questa cosa Candigliota vuole che io la metta a verbale? Assolutissimamente sì. Ho capito. Grazie. E sottolineata anche. chiedo perché. Vabbè, abbiamo la dottoressa Scroppo. Perché appunto vedo che c'è la dottoressa Scroppo. Comunque penso che non si sentiva no, bene. No, scusami Angela, No, io avevo detto proprio che ringrazio la dottoressa di essere qua, perché il suo aiuto è preziosissimo. Però essendo il direttore una delle parti in causa, proprio per il discorso di venire in contrasto con alcune cose della delibera, forse era il caso che lui oggi stesse qua. Certo. Tutto qua. Va bene, io credo che la dottoressa Scroppo sia stata aggiornata dal direttore. Quindi intanto adesso diamo la parola a Antonello. Prego Ciancio. Allora, se un minuto mi ridice la dichiarazione, che io non l'ho sentita, è andata via la voce quando parlavi Marco, e così ascolto bene quello che ha detto e poi entro nel merito del provvedimento. Grazie, giusto due parole Marco. Sì, no, ho fatto presente, adesso non so se mi senti. Sì, benissimo.
Ok, ho fatto presente il fatto che dal momento che quando eravamo venuti la prima volta in commissione a discutere questa delibera, il direttore aveva fatto notare alcune cose che non andavano bene. E siccome lui aveva garantito la sua presenza nelle prossime volte che noi diciamo quando avremo preso in mano l'argomento, ovviamente aveva garantito la sua presenza, oggi non lo trovo qua e sinceramente essendo lui la prima parte contrastante la delibera, avrei gradito che lui oggi fosse qui, tutto qua, senza levare niente alla dottoressa che per carità, ripeto, è un aiuto prezioso. Allora, posso riprendere la parola, Presidente? Prego, prego. Mi scuso se prima non avevo visto i prenotati. Ci stiamo ritrovando a fare un lavoro doppio rispetto a questo problema. All'inizio ho capito che si dovevano fare delle linee guida puntuali che servissero per sempre. E quindi si è attinto a una delibera del primo municipio, bla 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 bla. Adesso vedo, poi si è deciso di fare una semplice comunicazione, cioè una mini delibera in cui si diceva basta che faccia la comunicazione, le regole valgono quelle normali che ogni richiedente deve seguire. Adesso invece mi accorgo che si ritorna un po' a dare degli indirizzi precisi. Allora, visto che avete aggiunto e abbiamo aggiunto delle cose dell'altra delibera, gli ultimi due punti, il 6 e il 7, il 6 obblighi del richiedente, un minimo li dobbiamo scrivere, se no quali obblighi ha? Non c'è nessuno, è come se noi avessimo dimenticato gli obblighi generali di rito, magari ce li facciamo dire dalla dottoressa che sta oggi con noi, e anche i controlli e le sanzioni che sono quelle di rito, li dobbiamo inserire queste due voci in modo semplice e stringato, però non possiamo lasciare due punti vacanti così. Quindi obblighi del richiedente, quali sono, e i controlli e le sanzioni, come se poi alla fine ci accorgiamo che per un periodo non funzionano, che gli ultimi, il giorno di Natale si fulmina, gli si brucia un conduttore, che facciamo noi? Gliel'abbiamo pagato perché si fa un bando, eppure quindi dei controlli e delle sanzioni previste per qualsiasi malfunzionamento, ad esempio ne dico una, pure per cause che non dipendono dall'amministrazione ma dipendono essenzialmente dall'installatore, e ci stanno, è giusto metterli. Quindi che devo dirvi? Se ci pensavo che fossimo pronti per come dire, levare dal tavolo questo lavoro e procedere con altre cose molto molto importanti, rispetto, anche se questo per come dire, una programmazione giusta e sacrosanta. Ma mi aspettavo anche, ha detto che ha consultato l'assessore al bilancio per vedere se ci stanno risorse. Noi quando programmiamo una delibera, che è l'atto più importante del municipio, noi dovremmo avere, come dire, le schede del SAP per sapere quello che c'è e quello che si può impegnare, altrimenti ragioniamo sempre di cose che secondo me in parte, come dire, Gandigliota all'inizio aveva anche centrato, cioè possono anche farlo gli uffici, tutto quanto, e noi diamo solo l'impegno a fare alla giunta, visto che di questo si tratta alla fine. Grazie. Grazie Ciancio. Prego Zidoli. Sì, tre punti. Comincio da quelli di Antonello, perché appoggio completamente il punto sulle sanzioni, non tanto sugli obblighi del richiedente. Qui non stiamo parlando di richiedenti, stiamo parlando di partecipanti a un bando, da quello esatto, che ho capito. Quindi, infatti lo dobbiamo correggere. Sì, non sono i richiedenti, sono dei partecipanti al bando, perché all'inizio ci hanno confuso un po' le idee, perché allora, veramente, obblighi dei partecipanti al bando. Sì.
Sì, perché le idee ci sono state confuse, io questo lo vorrei ricordare, nel corso del tempo, ma dagli uffici stessi, non era la dottoressa Scroppo, c'erano altre persone forse, però ci avevano detto che servivano le linee guida anche per i richiedenti, poi veniamo a sapere che non servono per i richiedenti, quindi un minimo di chiarezza, diciamo, sarebbe interessante. Adesso siamo arrivati a capire, io ringrazio la dottoressa Scroppo perché nell'ultima seduta ci ha chiarito bene tutti i punti, l'utilità di alcune cose e l'inutilità di altre, però io ben ricordo che all'inizio siamo partiti con le linee guida perché gli uffici hanno detto non si capisce chi deve fare cosa perché non abbiamo linee guida, insomma gli uffici pure facessero un po' di chiarezza tra di loro perché tutto questo è assurdo, noi stiamo facendo lavori da mesi, un lavoro da mesi perché ogni volta ci vengono ribaltate le carte in tavola e sono completamente d'accordo con Candigliota del fatto che doveva stare qui il direttore e non solo. Il direttore serve perché capisco la dottoressa Scroppo che ci dà aiuti a stendere l'atto, no? Nella stesura dell'atto, ma il direttore serve perché lui l'ha bloccato l'atto, lui non dà il parere da Tuel. Mi perdonatemi, vi volevo dire che il direttore è qui. Ah, è perfetto. Meno male, evviva, evviva. Infatti è importante perché io vorrei ricordare che diciamo se il è fondamentale cioè capire chi dovrà dare il parere, perché i commenti devono essere puntuali, perché altrimenti ripetiamo la stessa cosa che abbiamo fatto l'altra volta, presentiamo una delibera, ci viene bloccata di nuovo. Quindi è giusto che, cioè quello che ha detto Candigliota, io lo appoggio completamente, perché dobbiamo sapere esattamente quali sono i punti che non vanno, per poterli dirimere una volta per tutte. Poi io mi chiedo, se una delibera non andava fatta, perché ci è stato detto di farla? Cioè è questo che è strano, noi abbiamo speso delle commissioni, perché almeno per quanto mi riguarda le idee ci sono state confuse in mille modi, io per questo cercavo di fare il riassunto delle puntate precedenti, perché siamo partiti con una semplice mozione e ci hanno detto no, serve una delibera, facciamo la delibera non serve, poi serve sia per le linee guida dei richiedenti che per i partecipanti, poi non serve per i... Non la sentiamo. Elisa? Anche per i partecipanti al bando. E, diciamo, io quando dice voglio starci io perché so quello che dico, quindi... Io sono completamente d'accordo con questa cosa, diciamo lui è anche disponibile, quindi ascoltiamo lui sì. A questo punto. Sì, diciamo, vi confermo la disponibilità del direttore a intervenire quando voi lo ritenete opportuno. Assolutamente, perfetto, per me è importante che parli lui, assolutamente. Allora, intanto lo ringrazio. Volevo, se avete finito i vostri interventi, volevo solo fare un piccolo chiarimento. Io quella famosa commissione del 9 non c'ero, dove appunto il direttore consigliava di fare una delibera un pochettino più stringata, perché doveva essere semplicemente come un atto di indirizzo, perché la nostra, quella che avevamo stilato all'epoca, era troppo dettagliata e andava troppo sul tecnico. Quindi, siccome la nostra intenzione è quello di lasciare per sempre la possibilità di fare di pubblicare dei bandi appunto per l'installazione di luminarie, poi che ci siano delle associazioni, degli imprenditori che vogliono mettere le luminarie esattamente come hanno sempre fatto, quello è un altro discorso, quello è su richiesta, fanno la famosa comunicazione e via dicendo. Quello che noi vogliamo portare avanti è un qualcosa che nel municipio dovrebbe rimanere per sempre, cioè ogni volta che c'è Natale, che arriva il Natale, se ci sono le possibilità, mettere a bando dei fondi proprio per creare delle luminarie artistiche proprio per abbellire le vie e le piazze, quindi è semplicemente questo. Poi ovviamente si potrebbe sempre fare, come noi faremo poi in seconda battuta, la mozione per il Natale che si sta avvicinando, diciamo il Natale dell'anno in corso. Quindi io darei la parola, se c'è il dottor Menichini, se è già collegato, in modo che riusciamo ad avere da lui altri chiarimenti. Dottor Menichini, c'è? Eccolo, adesso arriva subito.
Buongiorno. Dottor Menichini, buongiorno. Buongiorno. Allora, noi abbiamo, non so se le sarà possibile vedere la bozza di delibera che abbiamo rielaborato in maniera molto più sintetica, come lei ci aveva consigliato, e volevamo avere, non so se l'ha già letta. No, ma per me va bene, dopo che abbiamo risolto il problema di quella, di quell'articolo con tutte le prescrizioni, e l'ha fatto in maniera più, diciamo così, di indirizzo, senza prescrivere tutti quei punti, per me va bene, la firmo. Ok, anche perché volevamo chiarire, diciamo in maniera un po' più incisa, che questa delibera ha lo scopo comunque di dare la possibilità al municipio di promuovere il municipio stesso delle iniziative mettendo a bando dei fondi. Me lo ricordo, quindi, sì. Per quanto riguarda invece l'altra, diciamo, modalità, cioè quella della richiesta con la comunicazione al municipio, quella rimane ovviamente, rimane sì, così. Sì, sì. Sì, sì, basta che non sia troppo specifica con le certificazioni, perché magari quelle possono cambiare, e qua a quel punto è meglio avere un'indicazione di massima piuttosto che delle prescrizioni molto puntuali che, se dovessero modificarsi, bisogna rifare un'altra delibera. Quindi era solo questa la mia preoccupazione. Va bene, va bene. Quindi allora ci, secondo lei va bene così. Perfetto, la ringrazio. Io, se volete, sto qua nella stanza, qualsiasi cosa, non ci sono problemi. Grazie, grazie direttore. Lascio la dottoressa presente, che lei proprio non si muove senza noi. Grazie, grazie. Quindi, non lo so, ditemi voi se dobbiamo fare altre modifiche. Io quella piccola modifica che diceva Elisa l'ho fatta. Mi sentite? Posso fare un breve... Biondo, Francesca? La modifica l'ha proposta Ciancio, non io. Perché non ti... Quella obblighi dei partecipanti al bando. Ah, non sì, ma delle sanzioni... Tutto più dobbiamo scrivere secondo le normative vigenti e basta. Sì, ma comunque sì. Volevo solo dire per correttezza che la parte sulle sanzioni l'ha suggerita Ciancio, non io. Tutti gli obblighi che saranno inseriti nel bando. I controlli e sanzioni saranno quelli posti nel bando di partecipazione. È inutile, se li vogliamo mettere noi, li dobbiamo mettere con puntualità e precisione, cioè quali sono gli obblighi dei partecipanti. Gli obblighi quali sono? Intanto devono essere delle ditte che non sono delle ditte mafiose, mi sembra corretto. Antonello, questa roba la chiedono gli uffici, e lo diceva il direttore. Noi potremmo scrivere una scritta piccola. Diritto, gli obblighi che gli uffici porranno nel bando di gara. Controlli e sanzioni saranno quelle che nel bando di gara. Ma se così ci leviamo che diceva la prima volta il direttore, cioè noi scriviamo noi, se già loro lo dovranno fare. Loro lo dovranno fare comunque quando devono bandire, quando devono pubblicare un bando, comunque ci sono già delle prescrizioni da parte loro. In una delibera semplice, nitida e chiara, visto che noi non dovremmo, cioè dobbiamo occuparci di altre cose molto più semplici, che sono quelle che abbiamo detto all'inizio. Ci stanno i soldi nel bilancio, vogliamo fare un bando, diamo l'indirizzo, visto che poi è la giunta che dovrà fare e gli uffici faranno il bando, cioè noi solo i soldi, la decisione a fare noi possiamo mettere, perché poi per tutta sta roba c'è una regolarità tecnica e amministrativa. Se non c'è regolarità tecnica e la regolarità amministrativa non passa a delibera, ma quella la pongono gli uffici, la regolarità. Sullo schema di delibera che facciamo e mettiamo in calce questa roba. Vabbè, grazie. Allora, no, comunque penso che mettendo comunque questi punti, che sono diciamo dei punti fermi, poi loro stileranno sul bando di partecipazione, metteranno poi questi punti, però diciamo un po' più elaborati e diciamo un po' più dettagliati secondo la normativa, capito? Quindi per non entrare noi sul tecnico, come ci disse allora
il dottor Menichini. È semplicemente questo, Antonello. Quindi esatto. Io, l'unica cosa che, come già vi ho fatto vedere all'inizio, io al primo punto, modalità di presentazione della domanda, ho messo in giallo istituzioni religiose, perché per quanto riguarda l'installazione di luminari artistiche, non credo che le istituzioni religiose possano partecipare a un bando, boh, non lo so, ditemi voi. Scusate, io non restringerei la partecipazione, o si scrive una serie di... Posso, scusatemi, io non mi sono riprenotata, rispondo alla sua domanda. E la realtà è che cioè, è una mera elencazione, non penso che il fatto di scriverlo o non scriverlo possa creare problemi. Vedi, non lo so, ditemi voi, cioè, non scriverlo non vorrebbe implicare il fatto che loro non possano partecipare, perché il bando è comunque aperto a tutti. Quindi scriverlo o non scriverlo non penso che rilevi. Perché? Perché appunto il bando, una volta che è pubblicato, cioè, non mette requisiti, diciamo, elementi soggettivi sui soggetti che possano partecipare. Capito che intendo? Cioè, se il fatto di scriverlo o non scriverlo non può rilevare, perché comunque qualora venisse pubblicato un bando non siamo noi a dire, proprio perché la natura del bando è quello di apertura. Diverso è qualora ci fosse un'eventuale ipotetica procedura negoziata con determinate foglie merceologiche o categorie, ma quello è un altro discorso, stiamo parlando di un bando, quindi non credo rilevi assolutamente. Francesca? Finito. Grazie Angela, sì, io in realtà proprio per diciamo, approfitto adesso per intervenire, perché avevo esattamente questo dubbio, che però è più generale rispetto al fatto di prevedere un bando. Cioè, secondo me quello che è giusto prevedere è una procedura standardizzata, con una disciplina precisa per chi voglia fare richiesta, ma il fatto che ci sia un bando e quindi sostanzialmente solamente ad esempio alcuni periodi per poter stabilire quando si mettono le luminarie, così come alcuni criteri che non siamo sicuri che tutti possano ottemperare, un po' mi preoccupa, nel senso che vi faccio un esempio banalissimo. Ci sono delle festività, come possono essere appunto il Natale, la festa del Santo, il carnevale, per cui delle associazioni riescono a fare una programmazione annuale e quindi esce il bando a dicembre per l'anno successivo e sono già in grado di stabilire che il dicembre dell'anno dopo, quindi 12 mesi dopo, vorranno mettere delle luminarie. Però se ad esempio, come è venuto questo esempio un po' stupido, però se ad esempio la Roma vince lo scudetto e si vogliono mettere delle luminarie in giro per il quartiere, perché Porta Medrano è il quartiere dei Totti, ma il bando è già stato fatto, noi gli impediamo di fare anche solo la richiesta? È chiaro che poi la richiesta deve essere valutata dagli uffici e ci devono essere tutte la documentazione, la sicurezza, i requisiti che noi richiediamo, però non sono sicura, diciamo, che fare un bando l'anno poi assicuri il fatto che possano veramente tutti partecipare a questa possibilità. Se invece del bando noi chiariamo una procedura di richiesta, come quando sostanzialmente si richiede un'occupazione di suolo pubblico, no? C'è una procedura e gli uffici valutano se respingerla o accettarla, forse rendiamo la vita più semplice nell'ottica di quello che giustamente diceva Elisa nella commissione precedente, cioè che noi dobbiamo fare questo ovviamente per normare una questione che è confusa, ma anche per facilitare la vita agli operatori, non per rendergliela più difficile. Quindi non ho, diciamo, una risposta univoca, però farei una riflessione su questo. Grazie. Scusami Francesca, tu stavi parlando di richiesta? Sì, una richiesta per mettere le luminarie. La richiesta per mettere le luminarie, le varie associazioni, diciamo, imprenditori e via dicendo,
possono già farla la richiesta al municipio, basta fare una semplice comunicazione, non è quello il problema. Il problema, perché probabilmente forse tu non hai vissuto la fase iniziale di questa delibera, il discorso è che noi siamo partiti con un'idea di riuscire a fare sul nostro territorio le famose luminarie artistiche, un po' su, diciamo, sulle orme di quelle di Salerno, perché io rimasi colpita appunto da alcune luminarie che vidi a Salerno, quindi mi sono chiesta, Roma che Roma, perché non lo facciamo solo il centro storico? Infatti quindi, siamo partiti, se resta salva la procedura, resta salva. Certo. Leggo questa cosa, mi sembra che sostanzialmente questa è una normativa che regola qualsiasi installazione di luminaria nel territorio, certo, del settore. Quello che magari possiamo aggiungere sulla delibera, resta salva, diciamo, la procedura, non so adesso come possiamo scrivere sul discorso della richiesta da parte degli operatori. È ovvio, quella rimane sempre, cioè se magari una via piccolina, si mettono d'accordo tutti i vari commercianti che vogliono mettere le famose luminarie, quelle a bandiera, fanno la comunicazione, neanche la richiesta, loro non devono fare nessuna richiesta, devono semplicemente, la dottoressa Scrappo mi può anche correggere se sbaglio, possono semplicemente fare una comunicazione che dicono che tale giorno ci sarà l'installazione delle luminarie secondo le normative, parabà, eccetera. Quindi è una semplice comunicazione, giusto dottoressa Scroppo? Io vi chiedo scusa perché contemporaneamente c'è una riunione qui in direzione, quindi fatico un pochino a riuscire a seguirvi pienamente. La comunicazione è per l'iter normale, senza bando? Esatto. Nell'iter normale fanno una mera, come stanno facendo fino ad oggi in realtà, non è diverso. Non c'è un iter diverso da oggi, fanno una mera comunicazione, allegano i documenti elencati nella normativa, né più né meno. Caso, secondo lei, magari aggiungere in delibera resta salva diciamo la richiesta, la comunicazione presentata dagli operatori, dagli imprenditori, adesso non lo so, vediamo un attimino una modalità tecnica. Mi la sento un po' disturbata. Stavo dicendo che appunto c'è una riunione in contemporanea, anch'io faccio fatica a sentirvi. Allora aggiungiamo semplicemente questa dicitura, che resta salva la procedura di installazione. Che non ha nulla a che vedere con il bando, nel senso che è quella di routine ordinaria. Esatto, vabbè, questa magari la possiamo aggiungere in delibera, tanto per essere un po' più chiari, per non creare, diciamo, dei fraintendimenti per quanto riguarda gli uffici e per quanto riguarda anche chi, diciamo, vuole procedere all'installazione. Scusi Presidente, poi Angela, se puoi ripetere questo passaggio per favore, mi senti? Cioè, sì. Quindi aggiungere in delibera semplicemente la procedura di comunicazione per installazione luminaria da parte questa poi la dobbiamo rivedere in maniera più tecnica, però, perché di luminaria, cioè così succinta, sì. Ordinaria, ordinaria, sì, ok, poi ok, grazie. La procedura ordinaria per la richiesta da parte dei singoli, non rientrante comunque nel contesto del, diciamo, degli operatori commerciali, dai, facciamo così, che tanto sono sempre loro che richiedono. Credo che ci sia un intervento di Elisa. Elisa? No, sì, stavo prendendo il microfono. No, avete detto tutto, quindi va bene così. Ok. Quindi allora vediamo un po' come possiamo
Ecco, magari in realtà, io non so neanche se sarebbe necessario, perché insomma si capisce che è per un bando, quindi è cosa diversa, però se vogliamo metterlo in una frase semplice la possiamo anche mettere. Comunque non direi né dei commercianti né dei richiedenti, perché in realtà, come abbiamo detto prima, possono essere istituzioni religiose, può essere chiunque. Di comunicazione. Ma io metterei per restando la normale richiesta delle procedure standard da parte degli operatori. Resta salva la procedura di comunicazione per installazione luminaria da parte dei richiedenti. Si capisce? Scusatemi, però come diceva anche la Elisa e la Zitoli, cioè questo è chiaro che sia un bando, quindi nel bando chi legge il bando sa che è un bando. Quindi sinceramente secondo me su alcune cose ci stiamo un po'... Capisco che è tanto che ne parliamo e alla fine a forza di parlare di questa cosa ci siamo una volta Allora che dobbiamo fare? Sì, ne abbiamo parlato troppo. Cioè la questione è che ogni volta poi ci vengono 2 minuti... no, però su questa cosa, essendo un bando, noi stiamo parlando del bando, è nel però, bando Cristina, che chi leggerà il bando sa che sta a vedere la cosa del bando, non è che gli devi fare anche l'informativa, sai, cioè, capito? Però perdonami, ad esempio, Francesca, che è, diciamo, subentrata adesso nella questione, perché non avendo seguito l'iter, forse no, noi perché ci stiamo troppo dentro da tanto. È chiaro, sì, però... Per lei invece non era chiaro, quindi forse una piccola frasetta è meglio metterla, allora, capito? Allora, appunto è una frasetta che ci diciamo noi... E chiariamo se ci sono ovviamente colleghi che non hanno partecipato alla totalità del processo, magari anche io posso aver perso un punto del processo, per cui magari ci può mancare, no, quel passaggio, capire che cosa ci siamo detti, eccetera. Però nel momento in cui abbiamo chiarito che qui stiamo parlando dell'ipotesi di fondi messi a bando e che comunque seguiranno quelli che sono gli iter dell'amministrazione per la messa a bando di fondi dell'amministrazione, non credo che da parte nostra ci voglia altro. Altro è se noi nelle premesse della deliberazione scriviamo ferme restando, quindi magari andiamo nelle premesse. Angela, poi magari dopo ci rimette quello che abbiamo scritto oggi, così tutti vediamo proprio l'ultima stesura e c'è più chiaro. Ci metteremo, ferme restando le modalità già previste per le richieste di installazioni, che rimangono ovviamente che questa deliberazione non va a toccare, eccetera, eccetera. Però, capito? Cioè non è che la dobbiamo mettere poi nell'articolato successivo, eventualmente nelle nostre premesse, che se è necessario lo si mette, no? Che dire? Sia più, capito? Cioè, poi dircelo qui un'altra volta in più, Marco, ce lo diciamo perché appunto è giusto dircelo, però insomma ricordiamoci che stiamo parlando di un bando, quindi non dobbiamo, come dicevamo prima, come Zitoli appunto ricordava, appunto non siamo noi a dover definire i soggetti che possano decidere o meno di partecipare, e così allo stesso modo non è che dobbiamo stare noi a ricordare nell'ambito dell'articolato del bando che questo sia un bando, quindi che evidentemente le altre cose non vengono toccate. Allora sì, invece per questa parte che dicevi, quindi per questa frasetta, per queste due parole, le possiamo mettere tranquillamente o nel premesso o nell'eventuale, cioè capito, per chiarire meglio eventualmente anche a noi, a chi leggerà ovviamente questa nostra delibera, qual è il percorso logico, così non si induce assolutamente in errore. Concordo che forse sia più giusto metterlo nelle premesse, perché ripeto, chiunque poi vada a prendere questa delibera e vede linee guida potrebbe essere un pochino fuorviante la cosa, no? E quindi però aggiungendolo magari una piccola frasetta nelle premesse, non ovviamente nella delibera, forse è più idonea, cioè fermo restando comunque la normale routine,
queste sono per le linee guida per il discorso del bando. Questo va bene? Allora, io intanto l'ho aggiunto. Francesca chiede la parola. Francesca, prego. Eccomi, scusate, questo tipo è scomodo perché quando uno c'ha aperta la chat per riattivare il microfono deve tornare indietro. No, dicevo, sono d'accordo, rileggendo tutto, diciamo, è abbastanza chiaro. Io proporrei, un po' come diceva Marco, in realtà al massimo di inserirlo nel ritenuto che, cioè prima di dire il municipio può manifestare la volontà, fermo restando le procedure già previste per la richiesta, eccetera, eccetera, virgola, il municipio può manifestare la volontà di richiedere installazioni di luminarie artistiche a tema procedendo ad affidamento mediante bando pubblico. Sì. Ti correggo che non l'ho chiesto io, l'ha chiesto la dottoressa Ariano. Ah, scusate. Dopodiché un'altra cosa che invece volevo dire è che io penso che, nonostante capisco che diciamo ovviamente potremmo dimenticare qualcuno, non abbiamo diciamo diciamo fare un elenco rischia di escludere qualcun altro, però io l'elenco di chi può fare questa di chi può partecipare a questo bando invece lo inserirei, perché credo che questa sia una scelta, diciamo un'indicazione che deve venire da noi, perché se no poi ovviamente non dicendo niente decideranno in autonomia, come giusto che sia, gli uffici, rischiando esatto. Appunto poi di escludere qualcuno che invece ci interessava coinvolgere, quindi penso che questo invece sia importante lasciarlo nelle prerogative della commissione e del consiglio. Grazie. Altri interventi? Intanto io sto correggendo e inserendo sul ritenuto che posso? Sì. Allora, ho un dubbio su questo, no? Spiego il mio dubbio qual è. Andare a inserire ovviamente delle categorie e, come ho fatto presente l'altra volta, quando si pone una tipologia di evento, quindi... io faccio richiesta di un evento, tutto questo viene sempre sottoposto dalla giunta, ok? Ora, il discorso delle categorie, ovviamente, non so, questo sempre perché comunque poi c'è tutta un iter che è legato non solo alla giunta, ma alla parte tecnica di eseguibilità della cosa, perché poi noi diamo sempre l'indirizzo come parte politica, poi l'eseguibilità avviene nella parte tecnica. Allora il quesito che mi pongo, e questo lo domando anche a voi, sto riflettendo, è più giusto che le categorie, come avviene anche per le altre situazioni, avvenga dalla parte tecnica, ovvero da parte della giunta e tecnici al seguito, oppure venga direttamente da noi che siamo parte politica e diamo l'indirizzo? Questa è una domanda. No, Marco, scusami, ero un attimo distratta, non ho capito la tua domanda. Allora, la Biondo diceva, la consigliera Biondo diceva il fatto di mettere le diciamo tutte le categorie che potessero partecipare. La domanda è questa: essendo noi una parte di indirizzo e la parte tecnica in questo caso è la giunta con i suoi tecnici e quant'altro, e già questo avviene, faccio un esempio, per quando qualcuno fa richiesta di una festa o qualsiasi cosa, no, che passa comunque alla giunta la parte tecnica proprio per vedere anche i requisiti idonei, la domanda che pongo è questa: è giusto che noi con la delibera entriamo in merito alla parte tecnica o diamo solo l'indirizzo? Questa era la domanda. Poi nel senso, proprio come già avviene invece per il discorso delle varie festività
che magari qualcuno fa domanda all'ufficio proprio per magari qualche festa che vuole fare, che ne so, street food o quell'altra cosa. Cioè, questa è la domanda, il quesito che mi domandavo. È più giusto lasciare la parte tecnica comunque a, diciamo, quello che è la giunta e la parte tecnica, oppure noi come parte politica, che in teoria diamo solo l'indirizzo? Ma io credo che perlomeno quello che abbiamo scritto al primo punto del deliberato non sia un qualcosa di troppo tecnico. Noi abbiamo dato semplicemente non è neanche un vero e proprio atto di indirizzo, almeno questa parte della modalità di presidenza. Noi abbiamo detto che tra queste ci sono le istituzioni religiose, associazioni, comitati spontanei di via, di strada, di quartieri o simili, oppure di associazioni e reti d'impresa. Cioè abbiamo dato una rosa di possibilità ma io rispondevo al quesito che ha fatto Francesca in funzione del fatto che, non essendo noi una parte tecnica, quindi di realizzazione, ma siamo una parte di indirizzo politico, alcune caratteristiche potrebbero rientrare in una parte tecnica che noi magari ora come ora potremmo avere come carenza, ok? Quindi carenza tecnica parlo, no? Quindi magari è più giusto in questo caso che è la parte tecnica, come già avviene, faccio un esempio, per altre situazioni, tipo le feste che vengono proposte, roba varia, o che noi come parte politica entriamo nella parte tecnica? La domanda è una domanda, adesso sto facendo una riflessione così con voi. Posso, Angela? Sì, sì. Grazie. Allora, io credo che, diciamo, questa discussione è interessante e Marco pone, diciamo, un punto di vista assolutamente legittimo. Io però invece ponevo la domanda esattamente per penso il contrario, nel senso che io credo che dare delle linee guida e delle indicazioni politiche non possa significare esclusivamente, no, fatemela banalizzare senza che, diciamo, per essere veloce, non possiamo semplicemente dire sono stata a Milano, ho visto il bosco verticale, sono stata a Salerno, ho visto le luminarie e la mia indicazione politica esclusivamente è mi piacerebbe che pure a Roma ci fossero le luminarie come Salerno o il bosco verticale come a Milano. Io credo che su questo noi come parte politica dobbiamo anche assumerci delle responsabilità, perché come prendono un stipendio la giunta e gli uffici, lo prendiamo in qualche modo anche noi, e diciamo questo comporta anche prendere delle decisioni di carattere politico. Vi faccio un esempio. Se diciamo seguiamo il ragionamento di Marco, che ripeto non è che è sbagliato, è un altro punto di vista rispetto al mio, dovremmo dire che in questi giorni di emergenza coronavirus il governo non avrebbe dovuto decidere quali erano le categorie beneficiarie dei 600 euro delle altre misure, perché avrebbe dovuto lasciarlo decidere ai direttori generali dei ministeri. Invece ovviamente la politica fa anche delle scelte di questo tipo, che sono sì scelte di carattere tecnico, ma che danno l'indirizzo di quello che una maggioranza, o in questo caso una commissione, intendono salvaguardare, intendono promuovere, intendono, diciamo, portare avanti. Quindi io invece credo proprio per questo che sia una responsabilità che in qualche modo dobbiamo prenderci noi, con le accortezze di chi ovviamente nell'eventualità in cui, diciamo, non vogliamo escludere nessuno, dobbiamo trovare delle parole che mantengano le maglie un po' più larghe, ma che dall'altro lato non lasciano la determinazione di, diciamo, di queste categorie che possono partecipare, così come di altri criteri, esclusivamente agli uffici. Questo è quello che io penso. Grazie. Pienamente d'accordo con te, Francesca. Prego, Ariano. Scusate, non so se ha aperto il microfono. È aperto. Scusate. Sì, aperto. Ah, sì, grazie, sì, perdonatemi. Allora, io credo che dovremmo fare semplicemente due minime distinzioni. Allora,
Se noi parliamo di operatori che possono o meno essere inseriti è un conto, se noi parliamo, allora io mi immagino, tant'è infatti che stavo cercando di recuperare perché queste cose le avevo viste qualche mese fa quando avevamo cominciato a parlarne, quindi non mi ricordavo bene da quali premesse fossimo partite. Allora partiamo appunto ad esempio dal bando delle luminarie, quindi dall'avviso pubblico fatto da Milano, quello che ci dava la collega Biondo, da Salerno, e ad esempio nel frattempo aperto anche quella di Chiara di Napoli. Allora, trattandosi di bandi, adesso ovviamente andiamo nello specifico, che vengono assegnati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, è evidente che si possa prevedere anche, se noi parliamo però di tornare, cioè allora l'obiettivo è, siamo il settimo municipio, vogliamo che prioritariamente fra i soggetti destinatari dei soldi del bando possano essere diciamo riconosciuto il valore della territorialità dei richiedenti. Allora quello si può prevedere che eventualmente nell'ambito della attribuzione dei punteggi, proprio perché si tratta di una offerta economicamente più vantaggiosa, venga riconosciuto magari un punteggio in più a quelle associazioni che hanno nel settimo municipio la ubicazione appunto della ragione sociale, cioè che operino nel settimo municipio, eccetera. E per quanto, ad esempio, io per farvelo più chiaro, ad esempio, allora, bando di gara per l'installazione dell'illuminare latanizie di Napoli, ok? È come vi dicevo, vedi, infatti ricordavo, una procedura aperta, quindi vuol dire che è aperta a tutti i soggetti, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, che vuol dire che viene sia il criterio della parte tecnica, si va poi a sposare con diciamo l'offerta economica di quanto verrebbe questo a costare. E qui ci dicono, vabbè, le offerte eccetera eccetera, tempo di esecuzione, sono ammessi alla gara imprenditori individuali, società commerciali, società cooperative, consorsi tra società cooperative e consorsi tra imprese accertigiane eccetera, raggruppamenti temporanei di concorrenti, eccetera, eccetera, operatori economici con sede in altri stati membri dell'Unione Europea, eccetera. Poi vediamo se ci sono delle ulteriori informazioni. Perdonatemi perché ricordavo l'offerta economicamente più vantaggiosa in questi casi. La presa di documentazione per il soggetto incaricato, il prescritto, il sopralluogo, chiarimenti, modalità di presentazione, finanziamenti, subappalto, vediamo. Ma non qui a livello di cosa soggettiva non ci dicono altro. Quindi in questo caso è aperta a tutti, sarebbe aperta senza nessun tipo di premialità. Vedo se vi interessa quello di Milano o quello di se vi interessa, era per dirimere questi dubbi che ne riparlavo con voi. Se vi interessa vedo anche gli altri. Ditemi voi. Io credo se fossimo rimasti con la delibera, quella originale, forse era molto più utile quello che oggi tu ci stai dicendo. Ma visto che noi faremo solamente un atto di indirizzo molto blando, perché daremo poi alla Giunta la possibilità di redigere le linee guida, quindi non lo so se, come giustamente ha detto anche Menichini, di non andare troppo sul dettaglio. Dicendo un'altra cosa, io sto rispondendo a quello che hanno detto i colleghi, non è che io sto dicendo un'altra cosa. Io sto rispondendo a quello che tu stai dicendo per quello che la vedo io, poi ovviamente ognuno ha il suo punto di vista, per carità di Dio, non è... Però c'è da fare una precisazione, perché il problema Scusate, è questo. Ho chiesto un intervento. Sì, scusami, Elisa, c'era Elisa prima. Allora, intanto sposo completamente quello che ha detto Francesca e in parte quello che ha detto Cristina. Per quale motivo? Perché se dobbiamo fare un atto di indirizzo, spiegatemi a che serve una delibera. Proprio non serve. Ricominciamo dall'inizio. Mozione.
punto, perché non è che possiamo lasciare una delibera che dice guardate la giunta può fare dei bandi se vuole in futuro, quelli lo fanno indipendentemente da noi, se lo vogliono fare, se non vogliono fare non lo fanno. La delibera ha senso solamente quando è un fare che dice come fare, perché altrimenti è un atto di indirizzo, è un mero atto di indirizzo, e pensare di aver speso tutto sto tempo per un mero atto di indirizzo, che poi sono completamente d'accordo con voi, ci hanno fuorviato in tutti i modi, ne siamo consapevoli tutti, ci hanno completamente diciamo depistato, non ci abbiamo capito più niente, serve questo e serve quell'altro, se stiamo tornando dall'atto di indirizzo basta la mozione. Se io devo dire giunta metti dei soldi per Natale e fai come te pare, la delibera non serve, non serve neanche ai posteri, perché i posteri se ne sbatteranno di quella delibera, cioè voglio dire, fa parte dei loro compiti, quindi non ha senso. Ha molto più senso invece, come dicevo la scorsa volta, perché anche la scorsa volta mi sono espressa in tal senso, se facciamo la delibera e vogliamo decidere quali sono i criteri per il bando, allora ci mettiamo le cose che dice Cristina, le cose che dice Francesca, non solo, dissento da Cristina solo per una piccola cosa, per il resto secondo me il discorso fila tutto, in realtà si possono definire delle categorie, perché il bando può essere aperto, possiamo definire delle categorie, assolutamente, vogliamo, possiamo certo. Dire questi sì e questi no, voglio dire, questa è una decisione che poi prende il politico, lo vogliamo esatto. Fare aperto a tutti, sì, lo sì, vogliamo ma io non fare dicevo... aperto. Cioè, scusami, però una delibera che non, guardate, ve lo dico spassionatamente, io personalmente non trovo proprio il senso di questa delibera, non lo trovo, è una mozione, cambiate il nome, metteteci mozione e ritorniamo a quella iniziale. Allora è uscito fuori che non avevamo le regole e gli uffici ci hanno detto scrivete le regole, Marco trova le regole, non vanno bene le regole, poi le regole non servono più, poi servono per il bando, però il bando dice Minichini deve essere una delibera snella è una mozione, cioè non mi torna proprio tutto questo suggerimento che ci hanno dato uffici, direttori E infatti questa è la mia, è la mia conclusione. Completamente, scusate, dal mio punto di vista, e lo dico perché io sta delibera, ve lo dico subito, io non ci metto la mia firma, ma non per colpa vostra, ragazzi, ma ci hanno talmente depistato. Una delibera che deve essere snella, che non dice questo, che non dice quell'altro, che non dice quell'altro, che non dice quell'altro ancora. Come Francesca sa, io le delibere le ho sempre difese tutte, ho difeso anche la loro all'epoca perché mi ero veramente arrabbiata, e perché... La delibera è un'espressione del politico, poi tu dai un parere e dici ti piace o non ti piace, non è che mi ritorni in commissione e mi dici questo va bene, questo lo devi togliere, tu mettimi un parere da TUEL, quello che non va bene io lo riporto in commissione e insieme agli altri politici mi prendo la responsabilità, se mi sta bene te lo accetto, se non mi sta bene non te lo accetto e vado lo stesso in consiglio, questo fa il politico, non può essere questa sudditanza così supina che... Toglie proprio il senso al consiglio, toglie il senso alle commissioni. Se io penso a quante commissioni abbiamo fatto su sta cosa e a quante volte ci hanno fatto cambiare idea perché ogni volta era una cosa diversa. Per me è allucinante, quella di oggi non è una delibera, ragazzi, diciamocelo chiaro, è una mozione. Ritorniamo alla mozione di Marco e la facciamo, perché se no in consiglio. Io personalmente deportare sta delibera che è una mozione, ma io mi vergogno. Scusate se vi interrompo. Antonello Ciancio, il consigliere Ciancio, è uscito dalla... Sì, è uscito. Esattamente no, alle 10:15. Poi la volevo condividere comunque. Scusa Federica. Scusa. Non ti avevo sentito, scusa, adesso ti sto sentendo. Federica alle 10:12. 10:12. Grazie. Quindi volevo condividere con voi, ma indipendentemente dal colore, perché stiamo dicendo tutte le stesse cose, pure Francesca dice le stesse cose, cioè noi siamo tutti d'accordo, ci hanno depistato gli altri, è allucinante, è però, veramente però, scusate, quindi quale linea vogliamo usare, perché io posso sempre ritornare indietro e riprendere la delibera originale, non è che... No, tra di voi, chiediamocelo tra di noi, perché per me questa ingerenza è cioè, è veramente incredibile. No, però c'è un piccolo particolare, un piccolo dettaglio che volevo chiarire, perché, scusatemi se vi interrompo un attimino, perché è chiave del discorso. Quello che noi abbiamo fatto inizialmente, quando io ho portato la proposta, che era una semplice mozione,
ok? Si è reso necessario fare delle linee guida. Poi noi in questo frangente, vuoi perché ci sono state tante varie problematiche, è come se avessimo unito una all'altra. No, devono essere due cose differenti. In che senso? Ma non servono, Marco, una delibera che dice fate come vi pare, non è una linea guida. Perfetto, perfetto. Infatti, cosa ti sto dicendo io? Infatti non sono linea guida, scusami Elisa, questa qui che abbiamo corretto, questa che abbiamo corretto, sì, non è più linea guida, siamo noi che diciamo alla giunta di disciplinare. Di fare. Allora, no, ti ripeto, scusate. Allora mi spiego più facilmente, no scusate perché lo voglio dire. No, ma ho capito perfettamente il senso del tuo intervento. A me si incrociano le idee, veramente. Poi fatemi chiarire, fatemi finire il discorso, poi continuate, poi fatemi finire. Scusate, io volevo finire allora quello mio originario dal quale ero partita leggendovi i criteri, se facciamo in ordine. Tutto, amore, ricominciamo tutto, però voglio dire, io non l'ho finito il mio, Marco, volevo dire, se dobbiamo fare una delibera, allora è, e l'ho detto già l'altra volta, giunta, metti i soldi a Natale, questo Natale, perché non puoi decidere pure per le giunte future, perché è una delibera che dice le giunte potranno, ma fa ridere. Allora la delibera o è contingentata o è un regolamento. Se è contingentata gli devi dire quando, come, perché e chi, a Natale questo, per eccetera. Stando in questo periodo che non sappiamo neanche se ci saranno i soldi, perché da allora, da quando abbiamo cominciato, è uscito fuori il Covid, quindi dire adesso in una delibera fai a Natale, per me, io lo dico, non me la sento di firmare una delibera, perché quello poi è un fare. Quindi questo sta a significare il Consiglio del Settimo ha deciso dove devono andare quei soldi. Diverso è una mozione. Allora diventa solamente una delibera sul fai come te pare, potresti farlo. Per me non è più una delibera. Capito che sto dicendo? Non so se mi seguite. Sì. Ma infatti sì, Elisa, sì. Elisa, la ratio diciamo di tutto questa... Di questo dibattito adesso degli ultimi giorni dopo Covid è nell'eventualità che comunque questo Natale non si possa fare per ovvie ragioni, però noi diamo la possibilità comunque, cioè di pubblicare i bandi per farli in futuro, ok? Ma la giunta può decidere di fare quello che vuole con i suoi soldi, ma stiamo scherzando. Politicamente possiamo dare noi un qualcosa di più preciso, visto che non si è mai fatto? Te l'ho detto, per me se è una delibera, cioè ce l'ho ben chiaro cos'è una delibera, non è un atto di indirizzo, è un fare. Quindi l'atto di indirizzo, a meno che non sia una delibera di indirizzo, molto vaga, molto vaga, facciamo una delibera di indirizzo, si specifica che è di indirizzo, lì non ci serve neanche il parere degli uffici, perché è una delibera di indirizzo. Quindi c'è, è tutto sto giro, tutta sta gente che ha parlato per una delibera di indirizzo che non serve nessuno, che la delibera di indirizzo è giunte adesso e futuro, fate, poi quelle del futuro, voglio dire, chiunque verrà, perché non saremo noi, decide se mettersela nel cassetto, perché tanto è talmente vaga, è talmente d'indirizzo che vale quanto una mozione. Ma infatti ecco perché ti ho detto lo scopo di questa delibera è quella che deve rimanere anche dopo di noi. Sì, ma tu non li puoi, quello che ti sto dicendo, la delibera rimane dicendo, allora io capisco se tu dici la delibera rimane dopo di noi, è tutti i Natali fate sta cosa, trovate i soldi e fate sta cosa, rimane, ma se dice tutti i Natali potreste, la delibera non rimane dopo di te. Se tu gli stai dicendo tutti i Natali potreste, come vorreste, con chi vorreste? Se io fossi la giunta, riderei. No, io ve lo sto ponendo come... Certo, ma noi dobbiamo valutare tutti i vari scenari, Elisa. Penso che la commissione serva per questo. Ma lo so, purtroppo ci hanno depistato in maniera pazzesca, pazzesca. Quando ci hanno detto gli uffici non si sa chi fa, che... Cioè, voglio dire, la delibera è qualcosa di molto serio, è un fare. Cioè, pure l'immediata eseguibilità, ma di che? Allora, se è un atto di indirizzo, cioè la delibera con l'immediata eseguibilità che fa un po' ridere perché è un atto di indirizzo e poi non c'è neanche il parere degli uffici, non c'è il parere di nessuno. La giunta, siccome non dice niente, volendo, se la mette posso fare o posso non fare? Perché noi questo stiamo dicendo, potresti fare,
Allora, la mozione o l'atto di indirizzo? Allora, l'atto di indirizzo deve essere o preciso, che spiega quello che deve fare, o vago. Ma no, una delibera vaga per me è... cioè dici rimane al futuro. Io come giunta futura, un giorno dovessi essere assessore al commercio, mi farei un sacco di risate perché me la metto nel cassetto. Beh, dico potrei fare e potrei non fare. La prima cosa che faccio è me la metto nel cassetto. Poi decido io se mi va, come fare, quando fare. Cioè non puoi dire a una giunta quello che può fare con i soldi. Gli puoi dare l'indirizzo su quello che fare con i soldi. Ma se loro decidono di investirli in un modo o nell'altro che sta già nel programma, certo, non è gli di dare queste grandi cose. Allora è questo che sto dicendo. E l'insensatezza quindi... di tutto, e non lo so, ma io ve lo pongo come problema di discussione. Perché io da poco c'ho questo problema. Ascoltando tutti, mi sono chiesta: ma che stiamo facendo? Cioè, sinceramente, io me lo sto chiedendo. Poi che la colpa non sia nostra, cioè, me lo ricordo il percorso, è stato allucinante. Il percorso è stato allucinante come ogni delibera che nasce con delle cose che in un modo e poi finiscono in un altro e non si capisce perché. Succede sempre questo con ogni delibera, non c'è mai stata una che è andata come doveva andare. Allora io mi chiedo, se devo scrivere e portare in consiglio una delibera che dice alla giunta, guarda, a Natale potresti fare questo, poi gli faccio pure una mozione che dice fai questo, la delibera che aggiunge se dice poi la farai come ti pare, con chi ti pare. Allora o ci mettiamo delle cose dentro, come ha detto Francesca, come suggeriva Cristina, dei criteri per cui abbia un senso che rimanga, perché in quel senso ha senso per il futuro. Se tu deciderai di farlo, le regole sono queste, a meno che non cancelli la delibera e ne fai un'altra, perché anche questo puoi fare nel futuro, non è che poi rimangono che rimangono. Allora l'abbiamo scoperto da soli. Allora voglio dire, se è puntuale e dice in caso di bandi, e quindi vale per adesso e per dopo, le regole sono queste. Ma se io devo dirgli, guarda, lo puoi fare con le regole che vuoi tu, facendo partecipare chi vuoi tu, io non gli sto proprio dicendo niente, è una mozione. Quando è finito posso intervenire? Anzi, pure è pericoloso. Dell'atto. Tutto qui. Allora, posso intervenire? Ma io posso finire quell'intervento originario nel quale... Ho espresso tutto il mio... Grazie. Pensando da settimane, cioè dico, ma che stiamo facendo? Questi ci hanno proprio sviato in una maniera allucinante. Io sono, se mi date, io volevo semplicemente nella lettura di quei documenti prima chiarire il fatto appunto che sulla base di tutto ciò che ci siamo detti e quindi sul fatto che trattandosi di bandi, se noi dobbiamo dare degli indirizzi, nei bandi ci sono le cose che vengono date. Quindi se lo vogliamo inserire come criterio, un criterio, allora sì, c'è la ragionevolezza del dire, allora giunta, i soldi che dobbiamo destinare, se li devi destinare per questa tematica, prendi e avranno priorità i soggetti, poi meglio denominati, io non so su che base, qui prima apposta vi dicevo, come vorreste scrivere, ipoteticamente parlando, operatori economici che abbiano la propria stabile attività nel territorio del settimo, oppure associazioni, cioè questo eventualmente è una delle cose sulle quali si può ragionare. Ritornando sul punto precedente, io su questo sono contenta che l'abbia detto Zidoli, perché così mi sento più libera in questo momento, perché io avrei contribuito e sto contribuendo ai lavori con molto piacere, perché è una tematica che ci ha appassionato dall'inizio, è una tematica che ci ha appassionato dall'inizio, ma dall'inizio ad oggi sono passati, quanto è passato? 7 mesi? 5 mesi? 6 mesi? Ecco, in questi 5 o 6 mesi siamo stati praticamente 3 mesi quasi chiusi dentro casa. Quindi destinare, come magari è avvenuto in altri territori, cioè io non me la sentirei di andare in consiglio oggi con un determinato desiderata che non sia un semplice indirizzo politico così come eravamo partiti. Perché? Perché oggi parlare di una serie di situazioni con le criticità che ci sono anche a livello quotidiano per tante famiglie può mettere certamente in imbarazzo. Quindi quello che dico è ritorniamo sul fatto che vogliamo o meno appunto inserire il criterio. Il criterio, una volta inserito, fa parte di linee di indirizzo e hanno la loro ragione. Poi rifacciamo il passo indietro. Se vogliamo terminare questo
questo documento così com'è, capire se poi il risultato è quello che vogliamo portare realmente nelle aule del nostro consiglio in questi giorni, oppure se magari semplicemente dire alla nostra giunta, qualora tu destinassi questo, allora pensa in primis alle attività appunto che ci sono nel nostro territorio. Cioè io dico, vediamo un pochino tutti insieme di rideterminare questa volontà, che certo abbiamo ci ha portato a fare un percorso articolato, ci siamo praticamente avvolti su noi stessi, alla fine sembra un pochino, diciamo, rimodulata in una maniera che è ovviamente quasi, appunto come diceva Elisa, ma che è? Cioè realmente cosa stiamo facendo? È quello che volevamo fare? Se prima volevamo farlo, ragioniamo se oggi la volontà è rimasta la stessa. E quindi magari se vogliamo prendiamoci un attimo di tempo, o ci ragioniamo magari singolarmente, oppure ci ragioniamo adesso, ce lo prendiamo come parentesi per concludere così il punto oggi. Che vogliamo fare? Abbiamo ancora questo proposito? Ci abbiamo perso tanto tempo, tanto lavoro, per carità, non è mai tempo perso, perché abbiamo no, approfondito ulteriori tematiche, però questa risposta ce la dobbiamo dare oggi, quindi basta, dai, scusate. Allora, io vorrei intanto, scusami Marco, intanto vorrei puntualizzare una cosa molto importante. Adesso più che mai queste luminarie andrebbero portate avanti. Forse noi parliamo, sì è vero, l'emergenza Covid che ha messo in ginocchio le famiglie, guardate che hanno messo in ginocchio anche i commercianti. Le famiglie alias commercianti, se noi non gli diamo degli impulsi, cioè noi in questo caso, questa è commissione commercio, noi dobbiamo guardare le attività produttive, quindi dobbiamo cercare di dare una mano a chi opera nell'ambito del commercio. Allora, noi non possiamo, intanto tra l'altro poi dobbiamo anche rivedere un attimino il discorso del registro dei negozi storici, perché anche quello è un altro impulso. Noi dobbiamo cercare di creare delle attrattive, perché da qui a n mesi, quando poi si arriverà a una bozza di normalità, noi dobbiamo cercare di come posso dire, attirare potenziali acquirenti ad andare in questi negozi per comprare. Adesso non so come saranno le modalità da qui a qualche mese, certamente è che noi dobbiamo approfittare di questo momento, perché guardate che nella tragedia di tutto quello che stiamo vivendo c'è un lato positivo, che molto probabilmente i commercianti se la devono saper giocare, ed è il discorso dei centri commerciali che oggi stanno in crisi. Quindi noi ce la dobbiamo giocare proprio su questo fattore. Cerchiamo di guardare la parte imprenditoriale, perché noi questo dobbiamo guardare. Io capisco e mi sono posta anch'io questo quesito, se è giusto o no portarla avanti, visto il momento che viviamo. Elisa, io sposo totalmente quello che tu hai detto, se è il caso o meno. Il discorso è che noi dobbiamo guardare anche la parte imprenditoriale, cioè noi dobbiamo dare a loro la possibilità e le armi per cercare di, come posso dire, potenziare un po' di più il loro operato, e lo possiamo potenziare solamente con le attrattive per ora. Poi ci saranno a livello comunale tutte una serie di provvedimenti che li aiuteranno anche a livello economico, e questo, diciamo, è una cosa che cascherà a pioggia su tutti i municipi. Però adesso come adesso, quello che noi dobbiamo fare è cercare di creare, dare loro delle possibilità per poter operare. Ora, io ripeto, da qui a Natale non so come saranno le modalità, ma cominciamo magari a riflettere sul fatto che probabilmente a Natale, non dico che ci sarà il passeggio normale come una volta, ma comunque c'è la possibilità di creare delle attrattive, per cui un commerciante che riesce a Natale con le luminarie artistiche creare delle vetrine particolari, eccetera, eccetera,
Il potenziale acquirente che magari solo a Natale probabilmente comprerà, perché magari dovrà fare dei pensierini, perché oggi cambierà anche il modo di acquisto, perché se stiamo tutti a casa è ovvio che non avrò più l'esigenza di comprarmi tre borse, quattro paia di scarpe, eccetera, perché sto a casa, quindi non ho neanche più lo stimolo per comprare, ma magari a Natale lo stimolo c'è perché devo fare dei regali, e questo è quello che voglio dire. Quindi diciamo che adesso più che mai mi sembra necessario questo passo. Allora, dunque, c'era Marco che doveva fare l'intervento e poi Cristina e poi Elisa. Allora il mio sentore era giusto, cioè nel senso che quello che vi dicevo prima è che una proposta con l'altra. L'indirizzo che avevamo detto inizialmente doveva essere semplicemente, vi faccio un esempio banale, devo prendere la metropolitana perché devo andare al centro di Roma, che devo fare dei giri, devo fare questo e devo fare quell'altro, e poi viene qualcuno e mi dice eh sì, ma non esiste la biglietteria. Non esiste la biglietteria, bene, allora aspetta, questa mia proposta di fare biglietto, andare a Roma, tutto quanto, a fare le spese, roba varia, la metto un attimo da parte. Per il momento fammi creare la biglietteria. Allora chiamo il capo servizio e gli dico: guardate, scusate, mi create la biglietteria, di modo che io posso fare il biglietto e poi dopo fa tutto quello che devo fare. Allora, ecco perché noi inizialmente avevamo presentato una mozione che andava a dire: io voglio sti soldi perché mi servono per fare questo. Sì, ho capito, ma c'è ufficio. Non c'è l'ufficio. Allora aspetta. Allora creiamo praticamente l'ufficio intanto, perché se no altrimenti chi lo disciplina? Allora le linee guida che ci dovevano essere dovevano versare su questo tipo di indirizzo, dirmi bene, adesso c'è l'ufficio, bene, questa è la mozione, posso adesso in questo momento fare tutto quello che devo fare, cioè chiedere i soldi e fare la cosa, perché lo sto chiedendo io come parte politica. Ma se io chiedo sti soldi e poi alla fine non c'ho la biglietteria, il problema è poi dopo chi me lo gestisce? Questa era mirata la cosa. Nel tempo però ho visto che le cose si sono fuse. Voi perché comunque chi dice di qua, chi dice di là, chi dice di su, chi dice di giù, ovviamente non c'è più la possibilità di vedere le cose in un modo e in un altro, cioè quindi come due cose totalmente differenti. È perché se no io mi basavo sulla prima mozione che avevamo fatto, presentavamo quella, poi pensateci voi, però io chiedo questo sulla mozione, ma là a quel punto faccio come dice Lisa, presento la mozione e basta, però poi presenta la mozione e poi chi la gestisce, però se non c'ho le linee guida che mi dice guarda che serve la biglietteria, ti però, rispondo per dopo gestire... Marco, ok, dico, quindi inizialmente il nostro dubbio era sul fatto che dovevamo creare comunque intanto un ufficio competente che si occupasse di questa cosa, perché poi se no con la mozione che ci facevamo? La mettiamo nel cassetto, perché poi chi la gestiva? Era questo il senso. Nel tempo però le cose pare che si sono fuse e infatti oggi parliamo della delibera e della mozione come se fossero la stessa identica cosa, ma realmente sono due cose differenti. Allora, cioè, la domanda che ci dobbiamo porre è, fermi tutti, se vogliamo fare due linee di indirizzo per quello che riguarda la delibera, ma che siano due e che siano su punti ben mirati, cioè dateci l'ufficio, ad esempio, dateci l'ufficio che gestisca la situazione, e le luminarie le voglio però che siano con questi dettagli, volendo ce lo posso mettere, se non manco quello, ma gli chiedo solo l'ufficio che gestisca la situazione, perché poi tutto il resto lo metterò in mozione. Allora a quel punto io chiedo una cosa, intanto c'ho la biglietteria, poi il biglietto dove vado a comprare sono affari miei quando presenterò la mozione. Allora a quel punto poi dopo diventerà una mozione che è tutt'altra cosa, e qua mi taccio. Allora, credo che ci sia Ariano e poi Elisa. Sì, scusate. Ah, è aperto, perdonatemi, io con questo microfono oggi
so, insomma, non ci stiamo capendo. Due cose dunque. Allora, in ogni caso, in qualsiasi atto che adesso, penso tutti noi, cominceremo a portare, credo sia giusto motivarlo nelle premesse, ritenuto di specificare qual è la nostra volontà, cioè che consapevoli del momento comunque particolare che ha ovviamente impattato sulla vita di tutti, quindi sia sul quotidiano che sulla vita appunto delle attività economiche, riteniamo che una delle spinte per la ripartenza possa anche passare attraverso le risorse pubbliche, insomma, destinate per questa tipologia di interventi. E seconda cosa, quindi magari prevedere appunto negli atti futuri sicuramente questo nostro, questa nostra cosa. Secondo, ovviamente, di raccordare le altre azioni che avevamo già in mente a sostegno degli operatori economici, quindi di cose che avevamo già iniziato a ipotizzare o sulle quali stavamo ragionando, di riportarle sul tavolo e quanto più celermente cercare di produrre qualcosa, sempre da portare al nostro consiglio, che possa essere quindi che possa dare la rappresentazione della nostra attenzione in un sistema, diciamo, complessivo di azioni volte al sostegno di determinate categorie. Quindi semplicemente questo, grazie. Elisa e poi Francesca. Sì, allora io volevo dire, proprio per questo siamo stati fuorviati dagli uffici, quando dicono non c'è un ufficio competente, normale, non si è mai fatto, però quando c'è un bando l'ufficio competente esce fuori. Deve uscire fuori, non è possibile. Abbiamo una direzione tecnica, un ufficio commercio, non è possibile che non abbiamo. Lì sarà la giunta col direttore a decidere, tu fai questo e tu fai quello, punto. L'ufficio deve uscire. Quindi, perché non è pensabile che se la giunta dice qualcosa non ci sia qualcuno che la esegue, o se il consiglio con una delibera dice qualcosa. Vi faccio un esempio, anche il più scemo, quello delle consulte, voglio dire, no? Non c'era un ufficio di scopo, un pezzo di qua, un pezzo di qua, un pezzo di là hanno fatto l'ufficio di scopo, che una volta che il consiglio decide si fa. Per quanto riguarda, quindi Marco fa il discorso della biglietteria. Io capisco, se la delibera è la biglietteria, la delibera deve dare i biglietti, perché se è una macchinetta che non dà il biglietto, perché non dice niente, perché dentro non c'è niente, io passo davanti alla biglietteria e entro, ok? Perché questa biglietteria, la delibera, se la rileggiamo, ci hanno tolto questo, ci hanno tolto quello, ci hanno tolto quell'altro, in questo momento è vuota. È vero. È una delibera vuota. Che dice la giunta potrà fare questo quando gli è a Natale, non si sa quando, non si sa come e non si sa con chi. Non dice niente, tutto secondo norme di legge, ma non aggiunge niente, non aggiunge niente, non c'è neanche un indirizzo politico, perché l'indirizzo politico è fallo subito e fallo questo Natale, ok? Una politica di indirizzo così vago, ce ne stanno talmente poche, ma talmente poche. Io mi sono fatta, una volta che diciamo c'era la delibera sul ristorante, che gli uffici ci hanno detto che era una delibera di indirizzo quando non lo era, mi sono fatta una ricerca su internet per trovare delibere di indirizzo, ne ho trovate due in tutta Italia, in tutte le epoche, cioè una roba pazzesca, non esiste in realtà, perché se devi fare un atto di indirizzo fai una mozione, fai una risoluzione se è a più alto livello, se devi fare una delibera, la delibera è un fare. Allora io, abbiamo messo gli uffici in mezzo, ci hanno detto che non c'era nessuno competente, ma ragazzi, ma che lo decidono loro se c'è qualcuno competente? Non c'è al momento qualcuno competente, se fa un bando il direttore dirà lo fai tu o lo fai tu, se invece lo diciamo noi nella delibera fate questo, in ogni caso il direttore deciderà con la Lozzi, con l'assessore eccetera eccetera chi è che dovrà farlo. Cioè, non è un problema nostro, non è che gli dobbiamo trovare l'ufficio noi chi lo farà.
Non è un problema loro, se fanno una conferenza dei servizi, cioè abbiamo un tecnico, cioè abbiamo un commercio, voglio dire, non abbiamo ambiente, ma tecnico e commercio ce l'abbiamo, e come, no? È tutto così strano, i ragionamenti che ci sono stati fatti dietro sono strani. Allora, io non sto dicendo che noi non possiamo decidere in questo momento contingente di aiutare i commercianti in questo modo, per carità, questo possiamo fare un discorso tra noi e decidere se è giusto che quei soldi vadano spesi in quel modo o no, è altra cosa, Marco, io non sto dicendo quello, sto dicendo sulla consistenza dell'atto. Lì quell'atto non ti mette in piedi una biglietteria, è un pezzo di carta straccia, per questo Benichini te lo firma. Certo. Perché è un pezzo di carta straccia, svuotata di tutto. Non gli metti nessun problema perché non gli dici che deve creare un ufficio di scopo o una commissione. Pensa che bello, contentissimo. Non gli metti dei criteri che l'ufficio di scopo dovrà valutare, contentissimi. Cioè, voglio dire, che delibera è? Questo che il mio dibattito non è sull'utilità o meno, aiutiamo i commercianti o no, poi questo lo vediamo a parte. Sto dicendo sull'atto in se stesso, perché sono d'accordo con te che ci vuole la biglietteria, ma la biglietteria o lo decide la giunta insieme agli uffici, la fa, o lo decide il consiglio, ma dice come va fatta sta biglietteria. Perché se io ti dico semplicemente metti una biglietteria, non è una delibera, è un atto di indirizzo. Altrimenti io ti dico voglio una delibera che sta lì, che è fatta così, la voglio gialla, da 50 biglietti al giorno e la gente, c'è sta pure un controllore che guarda che... Quella è una delibera. Io questo dicevo. È talmente stato, diciamo, tutto un gioco un po' perverso che ci hanno detto che non c'era un ufficio di scopo e da lì siamo partiti. Ma ragazzi, l'ufficio di scopo, ma che lo decidono gli uffici se c'è sta l'ufficio di scopo? Cioè, è pazzesca sta cosa, no? Cioè, lo deciderà chi di dovere. Allora, quindi Elisa, era solo questo che io dicevo, non so se mi avete capito, cioè ad oggi no, quella delibera è talmente vuota che io lo dico, io mi vergognerei a portarla in certo. Consiglio. Tutto qui, non serve più, non serve, ma, non dice niente. Scusa Elisa, ma infatti la volta scorsa quando io ho proposto questa delibera sintetica portando avanti anche quell'altra che avevamo fatto, se tu ricordi, era semplicemente per avere due opzioni, valutare diciamo tutti e due i percorsi e poi scegliere tra le due quale portare avanti, ovviamente. E questo dibattito, secondo me, è molto diciamo istruttivo, almeno per quanto mi riguarda, proprio perché avendo appunto questo confronto ti fa capire quale delle due, secondo il mio parere, è la strada da seguire. Ora, io quando... Attenzione, feci... Angela, attenzione, l'altra però mette in mezzo, perché così c'era stato detto, anche le richieste, quelle non ci vanno, ci hanno confuso anche lì, poi la scroppa è stata chiara, voglio dire. Quindi stiamo attenti, deve essere dettagliata se la vogliamo dettagliata, ma teniamo discorsi separati, le richieste che fanno i cittadini, come dice Francesca, io me le faccio, cioè ho la legge, c'ho una normativa che è superiore, quindi è nazionale, non è che... cioè, infatti... posso io... Ma infatti è lì che è stato che siamo stati sviati, perché qui non parlavamo di richieste dei cittadini, noi parlavamo semplicemente di bandi. Esatto. E se noi andiamo a vedere bene quelle linee guida del primo municipio, in effetti quelli parlano di bandi. Al quarto municipio è stato fatto già un bando. Ma è stata fatta una delibera di giunta con una determina dirigenziale proprio per espletare il bando per quel periodo di tempo e hanno destinato 40.000 euro. Per questo ti dicevo, la giunta può farlo già, non è che ci serviamo noi, a meno che non vogliamo metterci un indirizzo politico. Esatto. Ma infatti quello che ti sto dicendo, siccome sono 4 anni e la cosa non si è fatta e siccome... Ce l'hanno chiesto anche i commercianti, quelli che abbiamo ascoltato in commissione. Giustamente loro fanno quello che possono, mettendo quelle luminarie a bandiera che sulla Tuscolana e sull'Appia non si possono guardare, che tra l'altro ci stanno, voglio dire, non fa nessuna differenza, perché se tu vai a vedere non è che creano tutto questa grande atmosfera natalizia considerando le vie così importanti, no? Quindi quando abbiamo parlato delle luminarie artistiche, certamente loro sono contenti, perché a loro gli dà molta più visibilità, capito?
Quindi è tutto qui il discorso. Quindi se noi vogliamo, io a questo punto credo proprio per non fare altre commissioni, ragazzi, perché io sinceramente non voglio portare avanti altre commissioni per una questione anche economica, perché insomma mi sembra un po' ridicolo. Allora io credo che a questo punto ci convenga, magari, ecco, io faccio un'altra bozza, sempre portando avanti la delibera, quella iniziale, magari cerco di mischiarle tutte e due, perché ho visto che ci sono dei punti anche nella delibera sintetica che sono interessanti. Allora, cerco di mischiare le due cose. Ve la mando via mail a tutti, e vi prego magari, o facciamo, non so se lo possiamo fare, Elisa, magari di vederci non istituzionalmente, in modo che possiamo fare tipo un tavolo informale, non lo so come possiamo fare. Certo che si può fare, basta che convochi una riunione su Teams, chi vuole partecipa assolutamente. Non è una commissione, non abbiamo il gettone, ma tutti ci possiamo incontrare quando vogliamo. Perché se no, ecco, perché io vorrei arrivare alla prossima commissione con la delibera redatta, letta, sottoscritta e depositata. Cioè, vorrei fare l'ultima commissione semplicemente per questo. Angela, io ti dico una cosa, io in questo momento non sto facendo la Presidente del Consiglio, sto partecipando solamente a due commissioni, quindi anche per non mettere nei guai Claudia, non possiamo fare troppe commissioni sullo stesso tema, quindi ti prego di mettere altri punti all'ordine dei lavori. Questa sarà solamente, se vuoi, nelle tue intenzioni, una lettura. Ma diciamo, il Presidente del Consiglio con quel suo nulla osta c'ha una bella responsabilità, quindi mettere questo... Ma infatti è per questo, veramente, cioè, voglio ma proprio infatti, ma infatti Elisa, è per questo che io ho proposto di fare un tavolo informale, okay, in modo che la portiamo avanti, la concludiamo e mettiamo la parola fine, dopodiché l'ultima volta che la portiamo in commissione è semplicemente per leggerla e sottoscriverla. Basta. Va bene. Metti anche altri punti, veramente te lo... No, ma ci abbiamo tra l'altro delle cose molto importanti, perché volevo anche tra l'altro proporvi, ma questo poi magari ne parleremo con più calma, perché vi ricordate quando è stato istituito a livello comunale l'osservatorio del commercio? Tant'è che noi abbiamo anche detto, probabilmente a noi, diciamo, facciamo semplicemente dei tavoli e andiamo avanti così. Credo invece che sia diventato quanto mai necessario creare proprio un osservatorio, perché diciamo che le grida di aiuto ormai ci vengono da tantissime parti, e quindi avere anche una rappresentanza del nostro municipio all'interno dell'osservatorio comunale penso che sia abbastanza necessario. E quindi non so se voi credete opportuno o meno di portare avanti questa cosa, oppure possiamo magari costituire un tavolo istituzionale con i vari attori del commercio, dove possiamo raccogliere tutte le varie proposte e criticità da poterci lavorare. Il problema del commercio, lasciamo perdere i mercati che diciamo che in questi mesi si sono saputi difendere abbastanza bene. Tant'è che hanno avuto anche incremento di utenze all'interno del mercato, anche perché con quella formula della spesa a domicilio diciamo si sono un po' difesi abbastanza bene. Per quanto riguarda invece il commercio fisso, il problema è molto molto grave. Ecco perché Angela, scusa, la chat Angela, la dottoressa sì, prego Marco. La dottoressa Scroppo ha lasciato, perché sì, la postazione della dottoressa De Simone, sì. Sì, infatti leggevo la dottoressa De Simone, sì. Oddio, no, ma... no, perché okay, utilizzava la piattaforma della dottoressa. Va bene.
Quindi inoltre questo... chiede intervento la consigliera Biondo e Candigliota. Sì, l'ho letto. Perfetto. Vi volevo dire, io non ho lasciato, sono qui, volevo avvisarvi che dovrei tornare in ufficio se non avete bisogno di altro. Dottoressa Scroppo, guardi, allora noi abbiamo convenuto di elaborare nuovamente la delibera. Ah, che però per evitare di fare nuove commissioni per una questione anche economica e non mettere in difficoltà la Presidente del Consiglio per il nulla osta, noi redigeremo corretta la nuova delibera e prossimamente, appena la delibera sarà pronta, convocheremo una commissione con al punto, all'ordine dei lavori, solamente lettura e sottoscrizione della delibera. Quindi io penso di poter rivolgermi a voi per un aiuto a livello informale, se è possibile. Sì, insomma, se il contributo ritenete che possa, perché i bandi sono, come dire, una prerogativa proprio vostra, nel senso che potete anche chiedere cose che non rientrano in regolamenti. Il bando proprio fa parte delle vostre idee, no? Contributo che noi vi possiamo dare è quello che già vi abbiamo fornito, ma per la routine, proprio perché il bando lo disegnerete voi sulla base delle vostre, dei vostri desiderata. Certo, va bene, io la ringrazio e la libero. Grazie. Grazie, buona continuazione. Buona giornata. Grazie. Allora, interventi Biondo, Candigliota. Scusate, posso? Angela, scusami. Sì. Quando hai parlato dell'osservatorio del commercio, stavi appunto, è rientrata nelle varie ed eventuali... Sì. Quindi questa sì, cosa volevo questa dire, abbiamo... quindi adesso la metterò a seguito, però adesso vedo che non so se gli interventi fanno parte... Non lo so, apposta. Abbiamo Biondo prima e Candigliota dopo. Candigliota. Se facevano parte delle varie ed eventuali, però vabbè, questa me la poi la comprendo nella domanda, nell'intervento che faranno. Prego. Sì, posso. Sì, diciamo il mio intervento è un po' a cavallo tra questi due, perché volevo semplicemente dire una cosa. È chiaro che questo argomento non è semplicissimo, però diciamo condivido l'idea anche di portare a termine un lavoro che era iniziato. Oltretutto io, come sapete, non ho partecipato dall'inizio, però vedo che comunque appunto c'è stato un impegno da parte di tutti e quindi è giusto. L'unica cosa che vi chiedo, ovviamente, soprattutto in questo momento, diciamo l'unica cosa sulla quale non sono d'accordo è far passare il messaggio che questa, diciamo, o anche questa è la risposta della nostra commissione del settimo municipio rispetto all'emergenza in corso, perché no. Noi diciamo avevamo già calendarizzato questa discussione e quindi la stiamo portando avanti, ma io credo che in assoluto sia fondamentale, come ci dicevamo l'altra volta, dedicare un'intera commissione a quelle che secondo noi devono essere le risposte a questa emergenza, perché condivido quello che diceva Angela rispetto al fatto che ovviamente i commercianti aspettano delle risposte importanti, soprattutto a partire da oggi che c'è questo inizio della fase 2. Purtroppo diciamo abbiamo letto tante cose sui comunicati stampa, però non ci sono ad oggi delle misure certe da parte del Comune di Roma su questo. Io credo che possiamo avere un ruolo come municipio nel fare delle proposte operative. Magari anche ti chiedo, Angela, se lo ritieni di convocare nella prossima commissione anche i rappresentanti delle associazioni di categoria dei commercianti per poterci... Era già nelle mie intenzioni. E perché io penso che sia fondamentale far passare il messaggio che, cioè, diciamo, fare attenzione al fatto che mentre in questa città diciamo tanti negozi, esercizi di vicinato e aziende rischiano di non riaprire più le serrande, noi stiamo parlando delle luminarie che faremo a Natale. Ecco, esatto. Diciamo, cerchiamo di, lo so, era un lavoro... di eliminare questa potenziale polemica, perché ovviamente non, lo so che non erano nelle intenzioni né della Presidente né della Commissione, però diciamo io penso che l'emergenza in atto ci richiama all'ordine sulle priorità che dobbiamo discutere. Grazie. Sì, Francesca, condivido pienamente quello che hai detto, ma il problema era che diciamo questa delibera era un lavoro in sospeso che andava concluso. E, se comunque, perché poi la ratio è stata questa,
Siccome ci sono dei tempi biblici ogni volta che fai un bando, eccetera, ecco perché io voglio portarla subito a Dama, perché forse per Natale riusciremo ad avere comunque dei fondi per le luminarie, semplicemente per questo. E comunque le luminarie, come già avevo detto precedentemente, possono essere, diciamo, un impulso che possiamo dare ai commercianti anche per rinascere in un certo qual modo, no? Perché loro hanno bisogno anche di una buona iniezione di positività, no? E, oltre che diciamo anche aiuti economici, ovviamente. E per quanto riguarda quello che tu hai proposto sul discorso del trattare appunto con le varie associazioni, era già in previsione. Tant'è che dovevano essere convocati questa commissione diciamo di oggi. Non l'ho potuto fare per il semplice fatto che oggi non era disponibile Piero Accodo, perché avrei voluto anche la sua presenza. E quindi diciamo eravamo rimasti col discorso dei bandi di mercato. Ora la dottoressa Scrappo è andata via, ma adesso le chiederò perché questo era diciamo lo scopo della presenza della dottoressa Scrappo, avere diciamo una contezza per quanto riguarda i bandi mercato. Ci siamo un po' persi con questa delibera, però le chiederò magari un report scritto che poi leggerò in commissione. Però sì, dobbiamo sentire i vari operatori e i vari rappresentanti della parte del commercio fisso, e soprattutto cercare anche in base alle indicazioni che ci arriveranno dal Campidoglio, perché per adesso io so semplicemente della sospensione dei vari tributi, ma non so, perlomeno non ho contezza che ci siano altre indicazioni o altre strade da percorrere. Quello che possiamo fare noi a livello municipale lo dobbiamo individuare insieme agli operatori, magari loro hanno delle proposte da poterci presentare e possiamo valutare se a livello politico e a livello municipale possiamo portarle avanti. Quindi condivido appieno la tua proposta, Francesca. Candigliota? Eccomi. Allora, no, dicevo, intanto, vabbè, una cosa importante è che, vabbè, dal Campidoglio, come diceva Francesca, stanno già arrivando qualcosa, nel senso, forse perché lei comunque non è membro della commissione, quindi non può saperle alcune cose, tra le quali, vabbè, come sappiamo, la COSAP sospesa, che comunque è un bel contributo, insomma, per chi fa diciamo sì, un'attività, però manca la delibera, c'è un comunicato sì. Stampa della sindaca, non è la stessa cosa. Infatti quello che ho detto, stanno arrivando, dammi tempo, fammi finire il discorso. Quindi stanno arrivando sia la COSAP che sarà, e non solo, si stava parlando anche di maggiorazione dell'OSP. Quindi sono tutte cose in cui stanno già lavorando, quindi noi attendiamo queste diciamo cose che sono fondamentali. Detto questo... Francesca, c'è comunque una determina di sospensione che ti ho mandato, che comunque è valida fino al 30 settembre, se tu ricordi. Comunque, dicevo, quindi detto questo... Premesso che comunque è questo qua che stiamo trattando è un argomento che noi abbiamo preso sin da prima che succedesse questo, però è pur vero che in questo momento diventa quasi provvidenziale. Vi spiego il perché. Perché mettere delle luminarie sembrerà una cavolata, però realmente non lo è. Perché? Perché all'atto pratico è una fonte di richiamo commerciale. Che faccio un esempio, prendiamo il primo municipio ha fatto delle luminarie molto carine, per il quale tutti quanti andavano là solo per farsi le foto per metterle su Facebook, ok? E queste ci hanno inondato con queste luminarie che avevano messo al centro di Roma, quindi è anche un richiamo sotto questo profilo. E d'altra parte, visto la situazione, la chiamerei anche provvidenziale, anche se è partito prima con un altro interesse
era sempre per diciamo movimentare il commercio, ma in questo momento prende ancora più valore. Detto questo, tornerei un attimino un secondo sulla delibera e direi: io a questo punto, se dobbiamo mettere una delibera streaming sita che non ha senso a sto punto, come diceva Elisa, facciamo un'altra cosa, riprendiamo la mozione che avevo portato all'inizio, riprendiamo quella e ci mettiamo delle modifiche. Faccio un esempio, aggiungiamo che nella mozione dovrà essere istituito un ufficio apposito per questa situazione, lo scriviamo in mozione, così la delibera la mettiamo da parte e facciamo una richiesta nostra, politica, dove realmente è una mozione che noi andiamo a chiedere alla nostra giunta, dove diciamo no, noi vogliamo che metti i soldi per questo, vogliamo che fai questo, che fai questo e che fai quest'altro. Allora a quel punto riprendiamo la prima idea, iniziamo. Dopo tutte queste commissioni poi alla fine facciamo una mozione. Ho capito, Angela, perdonami, però se ci andiamo a mettere in una situazione, se noi ci andiamo a mettere in una situazione dove di fatto ci creeranno sempre 3.000 problematiche, perché praticamente quello, il direttore mi dice che non lo posso far passare, quell'altra cosa no perché è troppo specifica ed è di competenza tecnica, io a sto punto ti dico: bene, allora io ti faccio una bella mozione dove ti dico tutte le cose che devi fare, compreso istituire anche un ufficio, capisci? Perché sennò altrimenti da questa situazione non ne usciamo più. Vabbè, ma dell'ufficio non credo che ci sia bisogno, perché... scusa, perdonami, quando loro sono venuti in commissione la prima volta, e io me lo ricordo come se fosse ieri, loro ci hanno detto: signori, di quello che voi volete fare, bello il mobile, bella la cassapanca, mo ve ne potete andare perché qua non c'è un ufficio. Vabbè, lo so, ma l'ha spiegato la Scroppo. Sulla routine no, ma sul bando devi attivare qualcosa. Allora, in funzione di questo proprio, Elisa, possiamo fare, tornare all'idea originale, la famosa mozione che portai in commissione, riprendiamo quella, la rimettiamo sul banco e ci aggiungiamo tutte le cose che abbiamo appreso in questo percorso, che però non potevano essere specifiche perché non erano per la delibera, ma per la mozione sì, però. Perché per la mozione ti sto chiedendo determinate cose che voglio. E allora lo mettiamo in mozione. A questo punto chiedo che per queste cose ci sia un ufficio che si occupi anche di dare spiegazioni, perché oltretutto è anche quello il discorso. Cioè, qualcuno che, se io vengo in municipio e devo partecipare a sto bando, io devo pure sapere come funziona. Perché se voglio determinate caratteristiche, a chi mi rivolgo? Allora il discorso è questo. Cerchiamo di riprendere quella che avevamo prima, di prendere tutte le nozioni che abbiamo acquisito in questo percorso, che così almeno non vanno neanche buttate, tutto il lavoro che abbiamo fatto, e le inseriamo nella mozione. Mi taccio. Vabbè, facciamo così, prendiamoci un attimo di tempo, facciamo un'elaborazione magari in modalità informale e vediamo un attimino. No, vabbè. Ok. Io chiedo invece a Federica se è possibile scrivere una nota di commissione da inviare alla dottoressa Scroppo, scusandoci ovviamente che ci siamo soffermati sulla delibera delle luminarie e non abbiamo poi fatto delle domande ad hoc che erano quelle, diciamo, nell'oggetto della convocazione, cioè un report sui bandi dei posteggi dei mercati rionali. Se per cortesia può far pervenire presso la commissione diciamo lo stato dell'arte. Sì, io preparerò, domani vado in ufficio, preparo una bozza, poi te la giro e poi prima di protocollarla, ok,
Gentilmente, se me la controlli e fai le due giunte, le due correzioni, ecco. Ok, va bene, okay. Va bene, grazie. Okay. Tanto poi allora, ci sentiamo. Sì, io credo di non avere più nulla da aggiungere. Una cosa soltanto, scusate, consiglieri. Visto che comunque la presidente Tripodi ha chiuso, diciamo, aveva puntualizzato che comunque faceva delle rettifiche, delle riflessioni e poi dopo voi la dovevate riguardare, cioè il discorso dell'ulteriore approfondimento e riflessione di Candigliota è comunque... Diciamo, non serve la verbalizzazione di questa cosa che vuole fare una mozione Candigliota a ritornare. Non lo so, Marco? Perché no, io credo che è una proposta. Dimmi. No, è una proposta, perché no, scusa, io sì, propongo... No, perché appunto avevate chiuso il discorso... Non posso decidere io per Marco. Ah, sì, no, perché avevate deciso che vi dovevate rincontrare. No, okay, faremo degli studi e poi una volta che abbiamo trovato, diciamo, la formula più consona, faremo un'ultima commissione per portare proprio in discussione proprio l'atto e la sottoscrizione. Quindi, per quanto riguarda l'osservatorio del commercio, che fa parte delle varie ed eventuali, praticamente è stata sottolineata quanto mai necessaria la figura, la rappresentanza nel nostro municipio, giusto? L'osservatorio oppure l'istituzione di un una figura, la costituzione di un tavolo istituzionale. Ok, grazie, gentilissimo. Abbiamo bisogno di monitorare volta per volta un po' l'andamento del commercio fisso. E non solo, perché noi abbiamo anche il problema dell'ambulantato, perché voi sapete che da quando siamo entrati nella crisi Covid, nell'emergenza Covid, anche le rotazioni non hanno più lavorato, quindi diciamo abbiamo due bei problemi. Non abbiamo i problemi delle grandi distribuzioni, dei supermercati, anche dei piccoli negozi alimentari, per il semplice fatto che, avendo avuto la possibilità di rimanere aperti durante l'emergenza, comunque hanno lavorato, e devo dire c'è stato anche un incremento di affluenza nei piccoli negozi di alimentari, cosa che fino a, diciamo, a poco prima dell'emergenza Covid diciamo erano un po' moribondi, e quindi i cittadini hanno riscoperto anche questi piccoli negozi. Quindi questo è una mia proposta, poi ovviamente vediamo un attimino come portarla avanti, ma certamente la prima commissione, quindi la prossima commissione sarà mia cura, appunto, invitare i commercianti e cominciare a tastare il polso e vedere insieme a loro che tipo di percorso fare, sperando che ci sia anche l'assessore Accodo, anche perché con questo nuovo DCPM, DPCM, volevo un attimino parlare con voi e vedere anche attraverso le indicazioni del Campidoglio, se nel frattempo ce le faranno sapere, come dobbiamo reagire noi poi a questa emergenza. Se non c'è altro, io credo che possiamo chiudere qui, sospendere e chiudere la registrazione. L'orario sono le 11:12. Lo scrivo io? Scusate. Sì, 11:12. E possiamo... Commissione... Chiude. Vediamo a che ora. 11:12. 13, adesso è 13. No, ma è ancora 12 a me. Io ho 13, vabbè. 11:13, scusami. 11:13, mappa. 11:13, disattivare la registrazione. Un saluto a tutti, arrivederci. Ciao, grazie, arrivederci. Buon lavoro. Ciao. Registrazione, ecco, chiuso. Buon lavoro.